Ed eccoci qua, come ogni martedì sera, siamo pronti? Siamo pronti, siete pronti, siete pronte? Draghetti, draghette, sposto cose intanto. Ok, perfetto. E buonasera a tutti e buonasera a tutte. Eccoci qua, ci siamo. Ma perché? Perché? Signora webcam, lei non vuole collaborare? Io le chiedo un minimo di collaborazione, le do vitto e alloggio e lei non mi collabora. Perché mi taglia la testa? Scusate. Scusate, scusa. Non vi sto tocchicciando, oh. Adesso va meglio. Signora Logitech, e che cos'è? Come state? Come state? Io ho un freddo, raga. E in realtà, allora, ho la voce un po' in cavalleria. Perché ho preso un po' di freschino ieri e quindi sto andando avanti a bere tè caldo e sono con la felpa e ho freddo. Oh, ma c'è la nostra Laurona nazionale, c'è la nostra Laura Cardinale, ma che bello! Facciamo uno shout out al Salotto di Giano, per favore, che anzi, ecco, facciamo così. Dov'è? Salotto di Giano. Salotto Giano, eccolo qua. Oh, bel link, raga, mi raccomando, Draghi, andiamo tutti qua. Tutti a vedere. Questo qui è il link corretto. Questo è il link corretto, così tutti a vedere le live interessanti del Salotto di Giano, mi raccomando, che la Laura è una veramente brava a masterare. E anche Eugenio, per carità, poi fanno le live, a volte si alternano. Quindi potete, diciamo, sbirciare tutte le live che volete. Sì, è tutto attaccato. Sì, poi non so bene come funzioni questa cosa degli shout out, StreamElements, se recupera le cose come vuole lui, insomma. Comunque, quello è il link corretto. Avete visto? No, dai, forse domani si riesce a non scapocciare. Anche se a me Bayek comunque manca, io ve lo dico. Io mi diverto un sacco a scapocciare, però magari lo tengo per domenica. Vediamo. Avete visto la sessione zero che si è tenuta poco fa sul Salotto di Giano? Zanzan. Perché? Per chi non l'avesse vista. Potete comunque recuperarla tranquillamente sul canale Twitch, appunto, del Salotto di Giano. Laura Cardinale ci farà da master in questa one shot che si terrà sul canale dell'Annetta, quindi Annetta 94, il canale Twitch, giovedì prossimo, giovedì 21, non questo giovedì, il prossimo. E sarà una one shot a tema ciclo arturiano. Quindi assolutamente. No, certo, Flos Flotis, ci mancherebbe, era una cosa un po' retorica, se non l'avete visto si può recuperare, non rompiamo la magia, insomma, è tutto per lo show. E quindi ci sarò io come giocatrice, ci sarà Annetta, ci sarà Mila Foyce, che è colei che scrive tutti quei libricini super colorati che si chiamano Meet Meets, infatti la trovate su Facebook anche come Meet Meets, e io tra l'altro ne ho un po', ho miti slavi e russi, i miti egizi e i miti celtici. E li avevo scritto mica tanto tempo fa per sapere se esistesse qualche libro in tema voodoo. Poi ci sarà anche Bea Pelagatti, che è un'altra illustratrice ed è amica di Annetta. Quindi giovedì prossimo ci vedrete in veste cavalleresca, insomma, a fare cose. Intorno all'anno 1000, più o meno. E quindi io sono Gwen, sorella di Galvano. E ho un bruttissimo carattere. Buonasera intanto a tutti, buonasera Mr. Billiam, buonasera Mauro, buonasera Zionano, Spike, Sofficino! Ma quanto è bello questo nickname, Sofficino, buonasera. Oh, buonasera Silvia, fisioterapia, spero che vada tutto bene. Mokai, Flos Flottis, Sasone Potterone. Oh. Poi c'è il nostro caro Berus, c'è il nostro caro Chris. Siete belli carichi. Buonasera Salmacis, buonasera carissima. Dan Space, buonasera. Mando Memento Mori, Mokai, Wellmanner. Oh, che bello vedervi qua.
libro dipendente. Io cercherò, ecco, terrò la voce bassa perché effettivamente io mi rendo conto che spesso e volentieri urlo, ma questa cosa non ha senso visto che ho un microfono che posso avvicinare a me stessa medesima e quindi perché dovrei urlare quando il microfono comunque mi sente e voi mi sentite? Effettivamente non ha senso che io vada a sforzare la mia voce. Damiano, buonasera, buonasera. Urlare dà enfasi alle frasi, no? È che sono abituata a farmi sentire perché di solito, quando sono in un gruppo di persone, la mia voce, paradossalmente, ha le stesse tonalità, ha le stesse note, non lo so per quale motivo, le stesse frequenze dei rumori ambientali, per cui io non posso urlare, non posso tenere la voce alta. Perché altrimenti mi si spaccano le corde vocali e non è il caso. Ah, ecco. Quindi, cosa mi raccontate di bello? Mi raccomando, poi recuperate se vi va la live di prima, la sessione zero, in cui abbiamo provato a immaginare i nostri personaggi e a immaginare come fossero sia di carattere che esteticamente. Intanto It's Gaia con ben 4A, benvenuto o benvenuta a Roccia del Drago, penso benvenuta. Ma non si sa mai, quindi io chiedo. Ah, come state? Come la va? Domani sera sì, in teoria andremo avanti con Fire and Blood. Io cercherò di non urlare, di stare tranquilla, di tenermi coperta la gola, eccetera, 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 eccetera. Io sono condannata a dover ripetere sempre 2 volte la stessa frase, un fastidio assurdo. Ma perché tu fai il prof? O perché hai il mio stesso problema, che quindi è indipendente da un qualunque tipo di lavoro? Cioè, questa cosa. Io ho questa voce un po' bassa. Io non ho la voce alta così da ragazza. Cioè. O meglio, non che le mie amiche fossero così, ma. Le voci delle mie amiche sono tutte più aggraziate rispetto alla mia. La mia è una voce un po' più low. Quindi, ecco. Casa Matosh. Buonasera a tutti. Si lavora tanto per cambiare, giustamente. Certo. A proposito, complimenti per il video sul romanzo giallo e questa volta ti lancio un grosso grazie, preso al volo, perché hai citato Dashiell Hammett, un autore che si merita di essere conosciuto. Parere personale, preferisco Sam Spade al Continental Hop. Grazie mille Wallmanner. Il giallo è stata una bella sfida, perché comunque ci sono chiaramente dei generi in cui sono più ferrata e dei generi in cui sono meno ferrata. E il giallo effettivamente non è fra questi. Sono molto più ferrata sull'horror, sul gotico e sul fantasy. Sulla fantascienza e sul giallo. E anche un po' sul romanzo storico. L'avventura invece già un po' di più. Settimana prossima, che dico? Questa. Siamo già martedì. Venerdì esce il video sul romanzo d'avventura. Quindi. Tra l'altro, io stavo provando a ricondividere le vostre stories, le vostre risposte per quanto riguarda il giallo. Si è aggiornato Instagram. Si blocca, non riesco a farlo, devo farlo tipo una alla volta, poi chiudere l'app e riaprirla perché non riesco assolutamente a ricondividere come facevo prima. Cioè è una vera tragedia, quindi boh. Ci metterò una vita, quindi è per quello che non sto condividendo. Ah. Oggi i nostri amici Lucio e Vittorio in un loro video riflettevano che nel trailer di OTD non compareva Aegon II, che poi nella serie dovrebbe essere tra i protagonisti, giusto? Allora. Ricordiamo però una cosa. Uno, è un teaser. Due, non ti devono per forza far vedere tutto. Se ti fanno vedere tutti i personaggi, che gusto c'è poi guardare la serie TV? Dai. Cioè, è anche questione di marketing, non ti possono far vedere. Scusate, ma poi non hanno fatto vedere Aegon II, non hanno fatto vedere neanche i draghi. Voi avete visto un drago? Non mi pare. Quindi l'hanno fatto apposta di sicuro perché hanno evidentemente in mente di tenersi alcune cose per loro. E
E comunque, probabilmente prima di Natale dovrebbe uscire il trailer ufficiale, quindi può essere che si veda qualcosa lì. Silvia, ti capisco anch'io. Infatti, a me dicevano che, cioè, mi davano della voce da uomo, figurati. Ovviamente quello che era mio amico che mi diceva questa cosa adesso non è più mio amico. Mauro, sì, esatto, vi rilassate tutti. Gicomo, ciao Gicomo, no, non è una domanda trita ritrita, vai tranquillo. Allora, però che bello leggere, cioè parlare a voce un pochino più bassa, mi si sta già riposando la gola. Intanto io ho il tè che probabilmente è diventato freddo, vabbè. Allora, Luca Comics, questione Luca Comics. Ieri sera dicevo che quest'anno non sarei dovuta andare a Luca Comics per il semplice fatto che, siccome io di solito organizzo i raduni, organizzo le parate, il raduno ufficiale del Trono di Spade l'ho sempre organizzato io negli ultimi anni, i raduni sono diventati illegali, tra virgolette, per cui ho sentito gli organizzatori di Luca Comics e mi hanno detto chiaramente che qualora qualcuno avesse organizzato un raduno e senza la loro approvazione sarebbe stato ritenuto fuori legge. Nel senso che se ci sono poi raduni di questo tipo o comunque appunto parate organizzate, eccetera, le persone che li organizzano vanno nei casini. Perché comunque siamo ancora in una fase di uscita dalla pandemia, non siamo ancora sicuri al 100% di essere tornati alla normalità, quindi bisogna stare molto molto attenti. Nonostante si sia all'aperto, eh. Ora, sulle mura pare che non ci siano le bancarelle, ci saranno molti meno stand rispetto agli anni scorsi e io personalmente, appunto, normalmente andavo in cosplay, andavo 3 o 4 giorni ogni volta un cosplay diverso, oppure lo stesso per più giorni, comunque dipendeva un po' dalle attività e poi non ho un prodotto da vendere. Non ho scritto un libro, non ho scritto un libro game, di conseguenza il gioco non sarebbe valso la candela nel mio caso. Per cui andare a Luca Comics senza poter fare quello che avrei fatto di solito e senza avere una controparte di vendita, di compravendita di qualcosa, cioè sarei andata lì poi di fatto solo per visitare la città, andare a trovare alcune persone e comprare. Cosa che in effetti posso fare anche comunque da casa o in altre fiere magari molto più vicine, perché poi Luca Comics è molto costosa. Come dicevo ieri, mi è arrivata qualche giorno fa una proposta di lavoro, nel senso che mi è arrivata una proposta di lavorare barra collaborare in uno stand. Ok? Per adesso io vi dico che c'è questa cosa, per cui io ho fissato i giorni sul palinsesto, vedrete, c'è scritto Luca, 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 Luca. Sto aspettando l'ufficialità al 100%, però c'è, in realtà. Voglio aspettare ancora un pochino per annunciarlo, perché comunque siamo al 12 di ottobre, può succedere di tutto. Insomma, questo è. Comunque, ci sarò, poi vi farò sapere ovviamente dove, e se doveste capitare in giro per Lucca, assolutamente venitemi a trovare. Quindi sarò lì a lavorare, però sì, ci sarò. Se avrò ancora voce. Allora, il trailer non è tratto solo dal primo episodio? Questo era il teaser e a quanto ho capito queste immagini del teaser erano tratte solo dal primo episodio. Esatto, c'è anche questo da dire. Quindi magari alcuni altri personaggi o appunto i draghi si vedranno nel trailer, banalmente. I draghi andranno tutti immaginati, ovviamente, questa è la realtà. Beh, a volte potrebbero essere anche meglio di come vengono poi realizzati in alcuni casi, chissà. Buonasera, Lexix. Ciao, Donkey. Ieri sera studiavi latino, stasera chimica. Va bene, l'importante è che la mia voce non ti faccia addormentare sullo studio, perché sennò. Grazie mille, filosofia di Sherlock Holmes, per il follow. Benvenuto o benvenuta. Poi, buonasera, Matteo Conca. Luca, l'ultimo film di Disney Pixar. Esatto, Spike. Damiano, potrebbe essere. Chi lo sa? Zanfib è bello furbetto. Zanfib ieri sera mi ha lanciato un gioco di parole.
La prudenza non è mai troppa. No, più che altro perché appunto siamo comunque al 12 di ottobre. Non si sa mai. Prestino, io aspetterei un attimino ancora, però. Allora, se tutto va bene, appunto sono stata assoldata, quindi vediamo un po'. Buonasera Giulia. Buonasera Giulia, benvenuta. Come state? Cosa mi raccontate? Intanto Anthony 8500, grazie mille del follow e benvenuto a Roccia del Drago. Non avevo visto il follow. Come state? Codename, buona serata. Buona serata, buonasera, buonasera. Io ho freddino. Devo dire che ho un po' freddino. Ho tirato giù la tapparella, ma venerdì dovrebbero accendere i caloriferi, speriamo. Più che immaginati, i draghi andranno rifatti. Pare che la prima versione non fosse un granché. Esatto, Exequatur. Che un po', secondo me, è per quello che non li hanno fatti vedere. Perché in realtà non li avevano ancora pronti. Sì, Zanfib, ma più che altro per essere proprio sicuri di avere tutto confermato, tutto a posto. Cioè, non voglio mettere, tappezzare appunto i social di notizie. Mi troverete qui, mi troverete là, poi magari hanno cambiato idea, si sa mai. Buonasera, Entropia, buonasera. Ma come la va? Ma come la va? Ciao a tutti, esatto, tut. Come si pronuncia? MG Void, ciao. Come. Ciao tut. Io vorrei essere più inclusiva, ma non so come fare a livello linguistico. Luca purtroppo salta per me, ho una cresima uno di quei giorni e gli altri devo sistemare alcune cose in famiglia. Ci sta, ci sta. Io ho tirato fuori dai mobili i pigiami di Pyle. Sasone, hai fatto bene. Io c'ho la copertina qui, raga. Voi pensate di no, io c'ho la copertina. E tra un po' tirerò fuori anche quella pesante di Game of Thrones, che è quella con il pelo di Metalupo. No, vi prego lo schwa anche qui, no. E se no, come si fa? Cioè, allora, se dici ciao a tutti, poi, che poi tutti, appunto, dovrebbe essere inclusivo per maschi e femmine, magari ci sono persone che ti dicono, però non sei inclusivo, per cui è meglio mettere l'asterisco. Poi ci sono quelli che sono contro l'asterisco, allora mettiamo la schwa. No, però la schwa no, non va bene perché anche qui è troppo. Io non so che cosa fare, raga. Io veramente non so come parlare. Perché ho sempre paura di toccare, di pestare i piedi a qualcuno. Tutti utenti che state seguendo. Ciao a tutte e tutti. Esatto, tutte e tutti. Sì, facciamo così. Ciao e basta. F. No, però provate a immaginare di essere nei panni di un content creator o di uno streamer o una streamer. È difficoltoso perché la nostra lingua italiana ci ha sempre insegnato fin dalle elementari che ciao a tutti, tutti uomini, ciao a tutte, tutte donne, ma il tutti può anche prevedere un po' di uomini e un po' di donne, però si usa al maschile. Diventa un po' difficile poi avere a che fare con queste cose, anche perché magari ci sono persone che ti dicono, però non sei inclusivo. Non salutare! Guarda, Gicco mi ha trovato la soluzione, non saluto più. Un barbagianni di nome Anacleto, un famiglio, bellissimo, assolutamente. Tutti è già inclusivo, non c'è molto da discutere con la lingua. Io sono d'accordo, mi ha insegnato così, hanno insegnato così alle elementari, però sai, ci sono persone che potrebbero lamentarsene. Ah, è difficile da pronunciare per quanto ho capito, è a metà tra una E a E troncato. L'Accademia della Crusca ha fatto uscire un articolo dettagliato, non so se parlava della pronuncia della E, della schwa, ok. Quindi, ok, grazie, il saggio sul modo di pensare di Sherlock Holmes, si chiama Pensare come Sherlock Holmes. Grazie dell'info, molto interessante. Ciao esseri viventi. Ciao esseri umani, ecco, Spike e Salmacis sono andati lì. Buonasera a tutte le spettatrici e a tutti gli spettatori, spesso in TV fanno così. Esatto. Ma tra l'altro, al posto di ciao draghetti, draghette usi ciao viverne. Ma sai Codenami che non è male? Ciao chat, anche. Sì. Però, ecco, c'è una cosa da dire.
Non è solo una questione di salute, ci sono tante persone solo al maschile che potrebbero infastidire. Tante parole solo al maschile che potrebbero infastidire alcune persone. Esatto, MG Void, però era un esempio. Era un esempio il fatto che io già sono in crisi con un saluto. Immaginati a parlare normalmente, senza dover. Senza, cioè, appunto, senza rischiare di offendere qualcuno o dimenticarsi di qualcosa, diventa veramente difficile perché poi a un certo punto non sai più come parlare e ti aspetti di essere criticato o criticata in qualunque momento. Ma io volevo farvi vedere una cosa, però prima, ecco. No. Ok. Cos'è questo? Il volume qua. Io con questa me la cavo, eh. Ve lo dico subito. 595. Arrivo, sto cercando una cosa. Sì, a parlare è un casino, è quello che dicevo Void, infatti. Ecco. Vi posso leggere una cosa? Ma com'è che ci siamo ridotti a fare dei saluti a una questione di discriminazione di genere? Mi sa che non abbiamo altro da fare. Sai, Exequator, però ci sono delle persone che si offendono. Davvero, davvero, cioè può sembrare una questione di lana caprina, ma ci sono davvero delle persone che possono offendersi. Mi aspetto prima o poi che arrivi qualcuno che faccia problemi. La forma più usata nel parlato è entrambi. Il problema con i social è che spesso hanno un limite di caratteri. Sì, infatti. Vai di Dragangers e con noi sei a posto. Esatto. Come si chiama la musica di sottofondo? Tradico subito. È praticamente Mother of Gothic. Perché è una canzone che è stata composta da Inomana. Te la condivido, aspetta. Ti condivido la playlist dove ci sono Future of Dragons, che è la canzone, la soundtrack che è stata composta da Inomana per il mio video sulla fantascienza. Poi la musica gotica, perché adesso c'è il gotico, sì, ok. Dai però. Su. Quando cerchi qualcosa che non funziona, che odio. Adesso ho deciso di non funzionare Spotify? Eh? Adesso? Proprio adesso? In questo preciso momento. Allora c'è un piccolo album. Le Marea del Fato. La Madre dei Draghi. Del chi? Allora. Condividi, copia link album, te. Eccolo qua, questo è l'album. Ci trovi la canzone, quella della taverna, che è quella un po' allegrotta che abbiamo di solito qua, Future of Dragons, che è la soundtrack del video sulla fantascienza, e Mother of Gothic, che è questa canzone. Se si offendono per così poco, col resto del mondo non si integreranno mai. Io infatti non so più, raga, io a volte vi giuro sono davvero in difficoltà, cioè perché vorrei evitare problematiche di qualunque tipo. Supernova Collective, eccoli qua, ciao ragazzi, ciao Supernova. I Supernova fanno, anche loro fanno delle bellissime musiche, delle bellissime soundtrack, quindi facciamo uno shoutoutino ai Supernova, adesso vi metto anche VIP, se aspettate un attimo, ma io vi volevo leggere una cosa. Che ci può tornare utile da Martin. È bassa in sottofondo? Ok, ve la alzo un po' di più. Era per non disturbare la lettura o la parlata, più che altro. No, no, Void, vai tranquillo, ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Ah, guarda, in italiano non provo nemmeno a far spiegare alle persone che ho due pronomi di cui uno è loro e sinceramente a me non offende minimamente. Puoi darmi del lei, lui o loro senza darmi fastidio, dipende da quanto sei pignolo sulla tua identità di genere, i pronomi, eccetera. Infatti, a volte mi trovo un pochino in difficoltà perché comunque
Magari noi diamo per scontata una cosa e poi ti correggono, però giustamente uno non è che si può immaginare le cose, quindi sta molto anche alla persona che poi fa notare l'errore, alla prima persona farlo in modo carino e la prima persona poi si adegua. Ecco, insomma, questo. Esatto, più che le parole in se stesse, l'intenzione con cui vengono dette, in che contesto. Sì. Ah, grande, Sasone, grande. Allora. La frase per cui io con questa me la cavo perché io vi chiamerò draghi, voi sarete i miei draghi, siete i miei draghi, è questa. Dal quarto libro delle cronache del ghiaccio e del fuoco. Ok? Pagina 595. Capitolo di Samuel Tarly. A Bravos, sembrava che maestro Aemon potesse riprendersi. I discorsi di Xondo sui draghi avevano ridato al vecchio saggio le forze perdute. Quella notte Aemon mangiò tutto ciò che Sam aveva preparato per lui. Nessuno si era mai aspettato una bambina, narrò. Era stato promesso un principe, non una principessa. Rhaegar, pensai, il fumo dell'incendio che aveva divorato la sala dell'estate il giorno della sua nascita. Il sale delle lacrime versate per coloro che erano periti. Da giovane, egli condivise questa mia ipotesi, ma in seguito si persuase che sarebbe stato suo figlio a compiere la profezia, perché la notte in cui Aegon era stato concepito nel cielo sopra Prodo del Re era stata vista una cometa, e Rhaegar era certo che la stella rossa vagante doveva essere una cometa. Che stolti eravamo, noi che ci ritenevamo così saggi! A poco, l'errore di interpretazione si fece strada. I draghi non sono né maschi né femmine. Bart comprese questa verità. Mutevoli come la fiamma, sono ora gli uni, ora le altre. Per 1000 anni fu il linguaggio a ingannarci tutti. È Daenerys la predestinata, nata dal sale e dal fumo. I draghi ne sono la prova. I draghi non sono né maschi né femmine, mutevoli come la fiamma, sono ora gli uni, ora le altre. Quindi, voi siete i miei draghi e potete scegliere di essere ciò che volete. E voilà. Visto che parliamo di gotico, c'è chi ha tre madri, ma no, noi una, ma è di gran lunga la migliore. Ma che ossessione queste profezie! Exequatur, la... Mamma mia, stasera sei un po' brontolone, però, eh. Exequatur, è su via. Non fare il brontolaus. Questa lettura non era per parlare di profezie, ma era per, appunto, dire che se io vi chiamo draghi e non draghe, semplicemente è perché nel mondo del ghiaccio e del fuoco, nel mondo di Azoyath, i draghi sono mutevoli come la fiamma, quindi sono ora maschi, ora femmine. Quindi voi potete essere ciò che volete. Che dite, non è bello? Scusate. E poi c'è Roy Kang che dice io sarò una viverna. Legittimo. Seems legit, seems legit. Questa frase è poesia. Eh sì, è bella. Quante zampe hanno questi draghi? Due. Secondo quello che aveva scritto Martin, perché poi adesso ha cambiato idea, però vabbè. Anche perché la draga è un'altra cosa. Sì, esatto. Cioè, a parte quello, però. I draghi sono gender fluid. Esatto. Quindi questo per dire che, appunto, per me, quando vi chiamerò draghi, chiamerò sia maschi che femmine. Quindi sì, draghi gender fluid. Nata dal sale e dal fumo, io che cucino. Sento odore di bistecchina. Cos'è? Bistecchina? Da Space. Posso scegliere fra unicorno e cervo? Per me puoi essere qualunque cosa tu voglia essere, eh? Cioè, vuoi essere un unicorno? Va bene, vuoi essere un cervo? Va bene, vuoi essere una rana delle fratte? Va bene. Potete essere ciò che volete. Esatto, vive draghi, creatore, persone della... creature e persone della chat. Viva anche la viverna, dai. Dai, ciao su. Oh, questo per dire che insomma,
Almeno Martin, da questo punto di vista, ci ha dato una scappatoia. Hai pensato che Rhaegar Targaryen... Aspetta, non ho capito. Hai pensato che Rhaegar Targaryen... Incendio di Sala dell'Estate mentre Daenerys è nata la tempesta, insomma una cosa tranquilla, no. Sì, Rhaegar Targaryen è nato durante proprio l'incendio di Sala dell'Estate. E tra l'altro, nel libro del mondo, c'è una bellissima illustrazione in cui si vede sua madre che sta partorendo e lui che viene alla luce in tutto questo. Quindi. Allora io faccio il tasso del miele, piccolo e con il giramento costante. Posso essere un drago di Komodo? Assolutamente sì, Agmos, per me sì. Anzi, a me piacciono un sacco i draghi di Komodo. Ermafroditi. Parrebbe, così parrebbe, però... Allora, qui io non me la sento di entrare proprio nell'argomento perché non sono una persona che studia questo tipo di cose, quindi saprebbe molto di più Willy Zoe Sparkle, quindi dovremmo chiedere a lui. Voglio evitare di fare gaffe sull'argomento. Non sappiamo esattamente cosa intendesse Martin, se cioè, i caratteri poi cambiano, non si capisce. Qui dice prima che ora maschio, ora femmine, in sostanza. Allora, credo che però, voglio dire solo questa cosa e non penso che sia una cavolata perché me la ricordo vagamente, ci sono dei gruppi di animali in cui... A seconda della maggioranza del gruppo, ci sono delle minoranze che adattano il proprio genere in base alla maggioranza. Quindi se c'è bisogno di avere anche delle femmine per portare avanti la specie, allora questi animali modificano i propri caratteri in femminili, per cui si possono accoppiare con i maschi e poter andare avanti con la specie. Una cosa simile. Può essere che succeda anche con i draghi. Io invece sono un drago comodo, non di comodo, spaparanzato sul tesoro. Anche questa è bella. Ecco. Come fanno a covare allora se sono ermafroditi? Beh, se covano, semplicemente serve il calore del corpo. Non so se sono come le lumache. Sicuramente i cavallucci marini, ma anche molti pesci. Molto Jurassic Park. Un tipo di rana lo fa, non mi ricordo quale. Tipo, grazie Jurassic Park, ecco. Dovremmo chiedere a Zoe Sparkle o a Filippo, Dice and Dinosaur. Cave Axolotti, benvenuto o benvenuta a Roccia del Drago. I draghi covano le uova? Questa è una bellissima domanda. Me li sono immaginati per un momento tipo galline, ma in effetti non lo so. Però, in teoria... I draghi. Si è mai parlato di uova covate? Di covate sì, ma di uova covate abbiamo poco, poco o niente. Tra poco esce il Draconomicon 5e e ci aggiorniamo. ma qui dovremmo chiedere a Martin, non tanto a D&D, però. Quindi. Nei pinguini cova il maschio. Beh, dipende dal sesso. Ok, sì, dipende un po' dalla specie. Madre, tu da associata puoi fare stream di squadra perché Willy di solito lunedì sera fa live su Twitch. Magari organizzate uno squad stream. Non sarebbe male. Ma guarda, io glielo posso proporre davvero di fare una live parlando di Game of Thrones e di tutte cose. Che tengano le uova nel fuoco, le fanno girare nel fuoco. Forse ricovano gli stessi Targaryen, non lo so. Credo, però. Però... Ah no, aspetta un attimo. Giusto, mi hai ricordato una cosa. Che a un certo punto le uova di drago vengono date... Effettivamente no, in teoria non dovrebbero covarle. Vengono prese e date ai Targaryen. Ai bambini di solito, perché quando nasce un nuovo drago, cioè... Quando viene deposto un uovo, l'uovo viene dato di solito a un Targaryen che non ha un drago, in modo tale che lo possa tenere con sé e poi si possa schiudere. Effettivamente, quindi è più facile che sia un Targaryen che vada in giro con un uovo sotto braccio che un drago probabilmente che lo covi.
Ecco. Buonasera, Fruttacaso. Buonasera, carissimo. In realtà saremmo tutti ermafroditi. Durante la fase fetale avevamo sia i doti mulleriani e i doti wolfiani. Poi, solo in base al cromosoma Y, si ha la prevalenza di uno o dell'altro e la trasformazione delle gonadi o in ovai o testicolari. È vero, questo è vero. Addirittura alcuni vengono messi nella culla se non vado errato. Esatto, Sasone, esatto. Molti Targaryen vengono messi nella culla perché si spera che si crei il legame fra... Esatto, con i Drago Shikova. Si crea un legame appunto tra il Targaryen di riferimento, il bambino Targaryen o la bambina Targaryen, e l'uovo, e poi si possa schiudere. Tamagon? No, aspetta, rinfrescami la memoria perché non mi ricordo. Credo che di per sé nascano per qualche strana magia intrinseca. Allora, Sofficino, questo è uno dei grandi misteri che Martin non ci ha ancora svelato, chiaramente, e speriamo che ce lo sveli prima o poi perché saremmo anche curiosi di saperne qualcosa in più, che è appunto il legame che c'è fra i Targaryen e i draghi. Io qualche ideuzza me la sono fatta, qua e là. Però adesso, tra l'altro, stavo risfogliando un po' il Mondo del Ghiaccio e del Fuoco, il libro che ha scritto Martin nel 2014, perché volevo riprendere un po' di cose, ripescare un po' di argomenti e magari prima o poi ci faccio su un video. Devo vedere se ho abbastanza idee. Un bonding come tra noi, bambini e genitori. Sì, un po' su quel genere, però più magico. Quindi sì, mettiamoci l'elemento fantasy, però sì. Fortuna che i Targaryen non sono tipi da rompere le uova nel paniere, se no, un uovo grosso così, tra l'altro, che sembra pietra. Perciò non è il massimo. Allora. Già, facciamo così. Dov'è il tè? Qua, che è diventato freddo. Esatto, Exequator, anche secondo me avevano comunque in corpo il sangue del drago, ma letteralmente. Il tutto è capire come sia stato possibile. Però sono della stessa identica idea. Allora, vi faccio un'anticipazione, siamo in tanti. Roy Kang. Hai letto qualche libro di Sanderson? Guarda, me ne hanno consigliati un botto di Sanderson, ma non ho ancora avuto il tempo di recuperarli. Ho una marea di libri da leggere, ho una fila di libri che mi viene da piangere perché mi sono arenata con Dune per il semplice fatto che devo studiare, devo lavorare, devo fare un sacco di cose e devo finire Dune. Poi vorrei iniziare almeno il primo libro della Ruota del Tempo. Che vabbè, ha scritto Robert Jordan, poi finito da Brandon Sanderson, eccetera. Ci sono 15 volumi che sono tutti alti così. Poi in realtà io volevo passare anche a leggere Elric di Melniboné, perché ci devo fare sopra un video. Tutta la saga ci devo fare sopra un video, che ha a che fare poi anche con Game of Thrones. E poi volevo leggere... In realtà devo leggerli tutti, vabbè. Il libro quello di Clark Ashton Smith su Atlantide, sui mondi perduti, perché mi attira tantissimo. Lord Dunsany, ripassare Lovecraft, cioè ho veramente un botto di roba. Di Sanderson mi hanno consigliato Mistborn, per esempio, ma devo recuperarla. Se non sbaglio, ho messo il primo volume, non vorrei dire una cavolata, sulla wishlist. Dovrebbe esserci. Esatto, Mando, sì. Mi hanno consigliato di iniziare proprio con Mistborn. Esatto. No, no, figurati, non mi tedi assolutamente. Sono tutte domande super legittime, ci mancherebbe. Mister Chiurlo, ma che bellissimo nickname, benvenuto a Roccia del Drago. Stia con noi, qui con noi, si rilassi d'ora in poi. Leghi al collo il tovagliolo, poi faremo tutto noi. Esatto, zio Nano, sono molto curiosa dei mondi perduti di Clark Ashton Smith e Malazan, anche Malazan. Ci sono talmente tanti libri, talmente tante saghe. C'è la saga di Terramare che devo recuperare. Ci sono... Io sto guardando di là non perché ci sia chissà che cosa, ma c'è la mia libreria, quindi almeno vedo le cose che devo leggere e mi viene da piangere. Mia madre mi ha regalato l'Oscar Draghi, quello di Cyberpunk,
con un po' di racconti di romanzi cyberpunk, quindi vorrei recuperare anche quello. E poi c'è, oltre alla saga di Elric di Melanie Monnet, che non riesco a pronunciare, di Moorcock, c'è anche quella di Corum, poi Fritz Lieber, Sword and Sorcery, poi c'è The Once and a Future King di T.H. White, da cui è stato tratto poi il cartone La spada nella roccia. Sono un sacco di libri che voglio leggere. E appunto ho tutti quelli della Ruota del Tempo che sono lì che mi stanno guardando. Per di più poi ho anche Storia della pirateria e la trilogia dei pirati di Valerio Evangelisti che devo recuperare, anche perché stiamo preparando la terza stagione dei pirati. Shh, io non vi ho detto niente. Il ciclo bretone, esatto. Allora, zio Nano, tu mi avevi regalato dei libri bellissimi, io ancora devo leggerli. Non ce la sto facendo. Io avrei bisogno di essere veramente come Dottor Strange, per cui mentre dormo, il mio corpo in realtà sta studiando, sta leggendo altri 45 libri. Sarebbe bellissimo. Quello è il mio sogno. Poter fare una cosa simile, perché davvero mi sembra di avere sempre la rincorsa di essere in corsa a leggere cose e non riuscire mai. E per questo, infatti, dopo il primo libro di Dune, non vado avanti e non mi leggo tutta la saga di Dune, mi leggo altre cose, così recupero un po' di tempo, e poi, quando avrò più tempo, tornerò anche a leggere altre cose di Dune, cioè a leggere tutti gli altri 5 volumi della saga. Di amore amaro e di dolce odio, gran parte di questa storia lo stesso Elric l'avrebbe ricordata nei suoi incubi. Trasfusioni magiche, scherzi a parte, Valyria usavano la magia del sangue, ci sono pochi esperimenti da cui si esterrebbe un mago del sangue in qualsiasi ambientazione. Esatto, sì, magia, sangue, ha fatto dei miscugli strani. Mauro, metti sull'acqua. Non fai prima a recuperarli su Audible? Exequatur, allora, Dune, ti dico la verità. Quando sono in giro, quando devo andare da qualche parte, ho acquistato l'abbonamento ad Audible ed effettivamente se sono a casa leggo il cartaceo, se sono in giro o se devo appunto andare sui mezzi pubblici, se ho un tragitto da fare, metto sull'audiolibro. E che è quello che sto facendo con Dune, di fatto. Poi ho anche le cronache di Narnia. Quel drago di Cyberpunk è nella mia wishlist, prima o poi sarà mio, che mi sembra troppo bello. Allora, esteticamente la Mondadori ha fatto un lavoro meraviglioso, adesso farà uscire anche la Divina Commedia in 3 volumi, anche quelli Oscar Draghi, bellissimo. E no, Silvia, cosa? Chi? Chi ha detto cosa? Chi? Eh? Ho sentito niente. È bellissimo e c'è appunto il racconto di William Gibson di Cyberpunk, sul Cyberpunk. Il mio primo fantasy è stata la trilogia del demone di R.A. Salvatore. C'è una bella collezione qua della Hachette che ha cominciato a pubblicare i volumi di Forgotten Realms. Cavolo, bravo! Mi hai ricordato che devo leggere anche quelli. Oddio, Dragonlance e Forgotten Realms sono una marea. Sono veramente tantissimi. Spero che non mi crolli la mensola perché sennò è un casino. No, mamma, no, mamma chi? Chi? Ok. Allora, ho sentito molto parlare ultimamente della serie The Foundation, ma la trasposizione di una serie di libri? Sì, il ciclo della fondazione di Isaac Asimov, che uscirà su Apple TV, non sto facendo pubblicità, semplicemente me lo ricordo, e che vorrei riuscire a recuperare. In realtà, del ciclo della fondazione di Asimov esiste anche lì un Oscar Draghi. Costa 30 euro, perché è un libro grosso così, quando dico grosso così, giuro, non scherzo, è grosso così, cioè saranno 1300-1500 pagine. Terramare Mast del Fantasy. Stavo per chiederti se stai leggendo i libri di Dune, sì, Agmos, sì. Ciao Giovanni Gerbinio, ciao. Madre, io l'ho detto che ci avresti letto la Divina Commedia, vero? Un pezzettino. Terra Madre, lo leggerò dopo Stormlight Archive. Io ho da leggere Queste Oscure Materie, l'ho recuperato l'anno scorso da Dan Space, perché ho il libro con la trilogia tutto insieme, che è molto più comodo. I prequel invece devo ancora recuperarli. Sto leggendo ora il Neuromante in Kindle, mi sta piacendo una marea. Oh, oh.
È quello lì, quello che ha a che fare con la parola cyberpunk. Esatto, Neuromante di Gibson, che è uscito nel 1984. Esatto. Che bello prendere l'ennesimo infarto per la ciurma del drago. Non dire niente, non sai niente, voi non sapete niente. Giusto, Wellmanner, Terry Pratchett, che mi avete regalato. Mi avete regalato il primo libro di Terry Pratchett, io devo recuperare Terry Pratchett, che tra l'altro è il libro più piccolo che io abbia da leggere in questo momento, perché è piccolo così. Quindi effettivamente potrei inserire dopo Dune, Terry Pratchett e poi magari cominciare con La ruota del tempo, ma è grosso così La ruota del tempo, però anche gli altri. Sono rovinata, ragazzi, sono rovinata. Mamma, chissà. Mentre vi ascolto sto preparando un erbario con foglie di alberi, quindi tecnicamente non è erbario, ma ok. Che fico, frutta a caso, che bello. Sì, quel drago di Asimov l'ho preso, enorme ma bellissimo. Sì, io ho una passione sfrenata per gli Oscar Draghi e infatti un pochino mi sono pentita di aver comprato il Kallax solamente a 8 spazi, che ci sarebbe anche quello da 16. Però così diventava troppo alto, invece così riesco ad appoggiarci sopra le cose, c'è cioè, tipo un altarino con il tomo del 500. Sotto il quadro con Mama e Vissen, quindi effettivamente così è molto più caratteristico. Però sto finendo lo spazio per i libri, è un problema. Vabbè. Esce la serie su Prime Video della Ruota del Tempo, se non ricordo male. Esatto, guardate, staranno per uscire un botto di cose. Allora, esce su Prime Video la serie TV della Ruota del Tempo a partire dal 19 di novembre, se non ricordo male. E già, Robert Jordan finito poi da Brandon Sanderson. Uno. Su Apple TV esce il ciclo della Fondazione, tratto da appunto Isaac Asimov. L'anno prossimo usciranno Il Signore degli Anelli, la serie sul Signore degli Anelli su Amazon, e poi uscirà appunto House of the Dragon. Quindi diciamo che qualcosa si muove nel genere fantasy effettivamente. Anche un Kallax da 4 da mettere sopra quello a 8. Facciamo una cosa castello praticamente. E comunque occhio agli specchi, presto potresti attraversarli. Mauro, cosa stai combinando? Attraversare specchi? Mascherina, ti conosco. L'hai mai visto l'episodio di Confini della realtà intitolato Tempo per leggere con Burgess Meredith? Ecco, empatizzerai un sacco. Burgess. Perché lei al posto di dormire legge? Che fa? C'ha le occhiaie perché vuole leggere? Studia? Che fa? Quindi. Ah, giusto, la serie animata di Critical Role che hanno pubblicizzato. E ne parlavo giusto l'altro giorno alla tavolata un po' GDRistica con Giada, Emilio, Instafram, il Crocevia GDR e tutti gli altri, i ragazzi del Bardo Taglialegna. E ci stavamo chiedendo. Appunto, questa serie animata di Critical Role come sarà? Chissà. Ah, giusto, bravo MG Void. 17 dicembre la serie TV di The Witcher, la seconda. Se avete visto la prima ma non ve la ricordate, se non avete letto i libri e volete saperne di più, potete andare sul mio canale YouTube, La Madre dei Draghi, facilissimo da ricordare e da trovare, dove troverete due, non uno, due, signore e signori, non uno ma due video su The Witcher. Su film, serie TV, hanno fatto anche un film. Film, serie TV, trasposizioni di qualunque tipo, videogiochi. La sinossi di ogni singolo libro scritto da Sapkowski in due comodissimi video. E sono anche gratis, basta che guardate le pubblicità, così almeno qualche soldino riesco a guadagnarlo, insomma, per aver fatto la fatica di confezionare un totale di circa 3 ore di video. Ecco. Tu hai svelato un segreto a noi, io svelo un segreto a te. Come prego, miei fan di Critical Role, mi incuriosisce un sacco. In realtà, io avevo provato a cominciare a guardare la prima stagione di Critical Role. Però ho fatto tantissima fatica perché mi pare che ci fossero dei problemi audio terribili, per cui c'era un fruscio di fondo veramente forte e non si riusciva a capire nulla. Nulla. E quindi ho provato un po', ma ho fatto veramente una fatica, raga, anche perché in inglese. Allora, diciamoci la verità. Se io sto ascoltando una one shot o una campagna GDR,
Sul computer io nel frattempo posso fare qualunque altra cosa, perché tanto in italiano, la mia lingua madre, la capisco. Se devo ascoltare qualcosa in inglese, io mi devo concentrare, quindi la mia attenzione è focalizzata solo su quello. Facevo veramente fatica a mantenere la concentrazione. Quindi a questo punto, in effetti, anche Giada mi ha detto: ma secondo me non ti conviene metterti a recuperare le vecchie serie TV di Critical Role. A questo punto, guardati direttamente la serie animata. Già che ci siamo. Giusto, poi uscirà una serie TV Netflix sui racconti di Edgar Allan Poe, grazie per avermelo ricordato, Mando. Ed è vero, grazie, Void. Nel 2022 uscirà anche la quarta stagione di Stranger Things, che io adoro Stranger Things, a parte qualche cavolata che hanno fatto qua e là, ma a me piace un sacco. Mi piace veramente tanto come ambientazione. Poi uscirà, giusto, The Eternals. Film animato intendi che fa la collante tra la prima e la seconda stagione? No, intendo quel film terribile, live action degli anni 90, in cui c'era l'attore che era ossigenato e aveva delle lenti a contatto bruttissime, mi pare. Lingua madre, sì. A proposito di serie di ruolo, cosa ne pensi di Luxastra di Entale? I ragazzi di Entale sono stati veramente bravi a capire, a cogliere il momento. E infatti, cioè, lo sanno, assolutamente massima stima per il loro lavoro, perché sono riusciti a cogliere il momento giusto per inserirsi nel mercato, tra virgolette, di YouTube e di Twitch con un prodotto di cui si sentiva la mancanza. Perché effettivamente loro e pochi altri hanno portato poi il GDR, cioè ci sono pochi gruppi tanto seguiti di GDR in Italia, che sono i ragazzi dei D20 Nation, piuttosto che appunto i ragazzi di Entale. Poi ci sono persone storiche, Zoltar, che segue comunque D&D da tantissimi anni. E sono stati molto bravi i ragazzi di Entale a farlo diventare un'azienda. Quindi hanno messo in piedi una SRL, hanno costituito un'azienda vera e propria, ognuno di loro ha un ruolo ben preciso, hanno un amministratore delegato, cioè hanno messo in piedi un Kickstarter, non è proprio una cosa da tutti i giorni. Perciò assolutamente ottimo progetto, bellissimo progetto. Luxastra è interessante, hanno inserito degli elementi un po' steampunk. In alcuni casi, perché per esempio hanno inserito appunto Termina con la questione di macchinari un po' particolari, per cui si discostano un pochino dal classico high fantasy. Ed è interessante. Io personalmente sono più legata a un fantasy un po' standard, un po' classico, però è un gusto mio personale. Bello anche il fatto che abbiano deciso di fare qualcosa di diverso. Le loro campagne sono davvero molto interessanti, sono stati bravissimi già a portare Augusta Sanguinorum sui vampiri, piuttosto che Matt a portare Anime Selvagge, che ad oggi è la mia serie preferita, in effetti, non pensavo. Me ne sono innamorata totalmente l'anno scorso perché mi ha un po' ricordato quegli anni, perché i ragazzini hanno una certa età, hanno 12 anni negli anni 90, io negli anni 90 avevo circa quell'età, quindi mi ci sono un po' riconosciuta, ecco. E belle anche le campagne di Lucone con appunto Star Wars piuttosto che Polis Vanguard. Scusate, ma vogliamo parlare di Polis Vanguard, le risate che ci siamo fatti con Benzoni, Riccardo Benzoni e Sergio Montana, il suo cavallo, Letizia Cortes e Sullivan Johnson. Raga, Sullivan Johnson. Steam Fantasy? Sì, potrebbe essere un interessante. Ricordiamo, esatto, Polis Vanguard. Qualcuno mi ha chiesto della seconda stagione. Io dico, chiedete a Lucone, perché fosse per me, subito. Poi, di Clive Barker hai mai letto qualcosa? Qualcosa forse, ma tanti anni fa. Tantissimi anni fa. È stata bravissima Curolili nello sbagliare le parole, sì, carino il suo personaggio, Charlie.
Giusto, bravo Matteo. Hanno anche annunciato che ci sarà uno spin-off dedicato ad Agatha Harkness. Io adoro Agatha, bellissima. La serie polacca di The Witcher mi fa troppo ridere, la riguarderei con piacere. Ci sono tre cose che aspettiamo: la seconda di Vanguard, un'altra con Mamakis e la madre che mastera. Chris, io pensavo dicessi Winds of Winter, ma se non c'è nel tuo conto, ok. Da quello che ha detto Luca, Fatumastra è un paesino molto più medievale rispetto al resto di Luxastra. Il resto dell'ambientazione è molto più steampunk. Esatto. Il Signore dei Sette Regni, grazie mille per l'abbonamento, benvenutissimo. O sei qui? Al momento stai seguendo qualcosa su Netflix Prime Video che mi consiglieresti? Dipende un po' dai tuoi gusti, Sasone. Per esempio, io sono inciampata letteralmente in una serie TV che è una di quelle che un po' ti disgusta e un po' ti fa dire... Però vediamo come va avanti, che è You. Allora, You ha come protagonista Penn Badgley, che è il ragazzo, è l'attore che faceva il protagonista di Gossip Girl, nella serie TV omonima Gossip Girl, ed è doppiato dal nostro amico ormai drago onorario Davide Chevalier, che abbiamo avuto ospite qua qualche settimana fa. E è pazzesca perché è una serie TV che ti fa venire la pelle d'oca. Perché il protagonista è matto scocciato, cioè fa delle cose che no, ma non riesce a smettere di guardarla perché dici: ok, voglio vedere come se la cava, ok, voglio vedere come riesce ad andare avanti. Quindi, se ti interessano le cose un po' strane, perciò, wow, ormai lo aspetto per la pensione, ok. Su Wow abbiamo perso la speranza. Anime Selvaggio lo guardavo a pezzi perché semplicemente durante gli episodi mi partiva in testa Here Without You per l'attacco di nostalgia. Oh! Sì, frutta caso, stasera adesso cominciamo, eh. Stavo facendo un po' di dracchiericcio, stavo testando anche un po' la voce e sta tenendo, quindi adesso leggiamo. Hai visto che Frank si è trasferito in Italia a casa di Andros? Sì. Tra l'altro, raga, quanto ho riso, cioè, Simone, la Cichibe e Andros. È stato bellissimo. Io Andros lo vorrei vedere ruolare sempre. Perché anche quando fa il bambino, anche quando fa il ragazzino, cioè, top. Veramente, veramente divertente. Bravo, bravo, bravo. Bravissima la Cichibe. Bravissima la Cichibe. E bravissimo anche Simo che ha fatto il francese che si è fatto un po' quello che non capiva alcune cose. Divertentissimo. Ma You non è su di uno stalker? Sì, esatto, è per quello Exequator che è una roba pazzesca, perché tu, cioè, ti fanno vedere com'è la sua vita e tu cerchi di capire, ok, ma questo adesso come se la fa a cavare veramente? Ma poi nel mondo di oggi dove ci sono cellulari, videocamere, telecamere a ogni angolo della strada, ma come caspita fa? Ma come ragiona? E quindi ti rimani attaccato lì a vedere come procede poi la storia. Andros credo sia di stirpe divina, altrimenti non si spiega. Ah, per colpa di Benzoni ho perso diversi polmoni. Come? Ne ho solo due? Dettagli. Cichibe la adoro. Bella, meravigliosa. Lei e Meta hanno un'intesa difficile da vedere. E sai perché? Perché è stata la Cichibe che aveva consigliato a Simone anni fa Matt come master. Perché la Robby e Matt si conoscevano già. Si conoscono da tanti anni, ma i ragazzi di Entail, alcuni si conoscono veramente da tanto tempo, quasi da, cioè, almeno da una decina d'anni alcuni. Per esempio, penso che la Azza e Matt e la Robby si conoscono da una decina d'anni, se non sbaglio. E comunque, veramente bravi. Ciao, Mister Chiurlo. Mo posso parlare, esatto, devono passare un po' di minuti per evitare i trullini, è per quello. Comunque, Anime Selvagge all'inizio non mi interessava per via dei bambini come characters, poi l'ho vista molto bella e poi la seconda è stata divertente oltre ogni aspettativa. Che poi, Mr. Cure, in realtà, quella che hanno fatto, la B-Shot, perché hanno fatto due serate, non è in realtà la seconda stagione, ma è solamente uno spin-off perché la seconda stagione parte a breve, con i vecchi personaggi. Quindi si presuppone che, boh, appunto, il personaggio di Simo tornerà a Saint-Marie, cos'era? Saint-Marie sur Mer, Saint-Marie-le-Mer. Perciò, boh, vedremo.
Ti giuro, senza fare spoiler, la scena con Velasquez in cui Gabriel ha gridato lunga vita a Re stavo letteralmente soffocando. Anch'io ed ero lì, il problema è che ero lì. Cioè, ridevo tantissimo. Cioè, a un certo punto c'è Gabriel che fa una battuta, poi raga, Gabriel fa spaccare da ridere. Ce l'avevo di fianco, Gabriel che fa una battuta, io che lo guardo, poi ho rivisto la live e c'è qualcuno in chat che dice: la madre di Draghi sta morendo da ridere, guardate come guarda Gabriel. Ed è vero, stavo cercando di non ridere. Ed è, insomma, stato un po' difficile. Simo farà la regia delle live? Ma no, secondo me torna a giocare. Cioè, no, dai. Senza Frank. No, non era Squid Games. Squid Games, allora, ho cominciato a vedere il primo episodio e devo andare avanti. Vediamo. Diciamo che non capisco perché tutti siano impazziti in merito, a parte il fatto che se non la vedi, a un certo punto ci sono delle giornate su Instagram dove non capisci niente di quello che passa perché sono tutti meme su Squid Games, quindi cioè io ho passato qualche giorno a dire: oh, cos'è? 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 Salta, 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 lasciamo perdere. Al che ho visto poi la prima puntata, ho capito un po' di cose. Esatto, la Robby è la madrina spirituale di Intel, nonché il vicario. Ciao Zanfib, buonanotte. Vado a recuperarmi la bishot di Anime Selvagge. Buona live, ciao Entropia. Ciao 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 ciao. Simo è il maestro, la vita. Esatto. Hai visto l'uomo nell'alto castello su Prime? Allora, Barone, ottima domanda. Avevo cominciato a vederla come serie TV, ma devo andare avanti. Perché io ogni tanto comincio qualcosa, giusto per capire un po' com'è il mood, e poi appena ho tempo vado avanti. Devo effettivamente andare avanti. Tratta tra l'altro L'uomo nell'alto castello, The Man in the High Castle, chiamato anche La svastica sul sole di Philip K. Dick. Tratta da Squid Game è stranissimo, io l'ho finita in 3 giorni e non so che pensarne ancora. Poi la vedrò, magari poi ne parliamo. Perché Takeshi con i morti? Allora, questa cosa di Takeshi me l'hanno già citata, me l'ha già citata un mio amico effettivamente. Squid Game of Thrones è quello in cui uno Greyjoy è sul trono di spade? Sì. Qualcuno mi ha detto anche questa. Perché ho un déjà vu? No, Spike, è un'ucronia. Allora, la svastica sul sole è tecnicamente, in genere, diciamo, terminologia letteraria, è un'ucronia, ovvero, per esempio, come Inglourious Basterds. Praticamente tu hai gli eventi storici che arrivano fino a un certo punto, poi succede qualcosa per cui la storia, invece di essere raccontata per come è effettivamente andata nel nostro mondo, nella vita vera, viene modificata, per cui la storia prende un altro corso, per cui l'autore scrive che i fatti sono andati in modo diverso. Nel caso della svastica sul sole, dopo la Seconda Guerra Mondiale, non sia la scomparsa del, non so se lo posso dire su Twitch, ismo, però si ha quindi la vittoria di questa parte politica e quindi gli Stati Uniti d'America non sono più gli Stati Uniti d'America, vengono conquistati. Quindi Spike, se vuoi puoi recuperare tutto ciò nel mio video sulla letteratura di fantascienza, perché parlo di distopie, ucronie e tante altre cose belle e interessanti. Ma adesso andiamo avanti. Io ho recuperato qua. Mi ero segnata le cose. Vi ricordate dove eravamo rimasti con il nostro Edgar Allan Poe? Voilà. Allora. Frutta caso. Sì, ti diamo il link. Aspetta. Oppure qualcuno dei mod riesce. Spike, riesci a dare a Frutta a Caso il link? Grazie, Chris. Grande, Chris. A posto. Allora, andiamo in versione libro game. Grazie, Exequatur. Puoi dire che hanno vinto le potenze dell'asse anziché gli alleati. Meglio. Perché con certe definizioni non so su Twitch come sia organizzato il tutto. Allora, qui facciamo una cosa in realtà. Passiamo. Ok, voi adesso vedete questo.
Ma allora, niente mappa. Ah no, mappa sì. Eccolo qui. Che meraviglia. Che bravura. Che bravitudine. Allora, eravamo rimasti qui, perciò cosa era successo? Nelle puntate precedenti. Cheat Cesiro, che è sempre qui con noi, tra l'altro io vi ricordo che Cesiro è il nostro patrono. Potrei fare il Warlock e avere Cesiro come patrono, non sarebbe male. Allora, cos'era successo? Dovevamo recuperare delle chiavi, se vi ricordate. Dobbiamo recuperare 7 chiavi. Allora, 5 chiavi dai membri di questa setta, ok? Una chiave dal Repeste e una chiave dagli Inquisitori. Ecco. Ora, eravamo arrivati alla mappa, ok? Potevamo ricominciare. Ok, quindi noi siamo in questo momento nella mappa. Siamo stati sbattuti fuori dalla casina in cui eravamo entrati, che era la 96. Ok. Nella 96 cos'era successo? Era successo che praticamente c'era stato un colpo di vento, ci siamo girati verso la finestra, abbiamo cercato di capire cosa stesse succedendo. E abbiamo indagato un po' troppo senza andare a dormire e quindi siamo stati sbattuti fuori, siamo stati eiettati fuori. Esatto, siamo fuggiti dalla 96 spaventati alla vista di un possente corvo. Ora, come ci ricordava la volta scorsa Valentino Sergi, cioè Papà Po, che era in chat qui con noi, noi adesso in teoria siamo stati kickati fuori, ma possiamo rientrare volendo. Ci avevano appena preso a pedate nello Sbaragnaus, esattamente. Ditemi se la musica va bene, se è troppo alta rispetto alla mia voce, se vi dà fastidio. Fatemi sapere che io vi sistemo le cosine. Ok. Qua si dovrebbe vedere bene. Ok, così è ancora meglio. Perfetto. Allora, come vi stanno facendo scegliere i miei moderatori, scegliete destra o sinistra della mappa. Cominciamo con destra o sinistra per il semplice fatto che per fare il sondaggio non ci sono abbastanza voci, tante quante sono le case che qui vedete. Quindi vi faccio prima scegliere tra destra e sinistra. Quindi 3, 5 numeri a destra, 5 numeri a sinistra e poi scegliete voi il numero. La musica la sento appena. Ok. Allora, io ho il microfono vicino, quindi dovreste sentirmi. Non c'è la musica del gotico? Hai ragione pure te. Eccola qua. Perché questo normalmente è il tasto di Fire and Blood e quindi non c'era il gotico. Ok. Sì, io poi, non sentendo la musica che arriva a voi, chiedo a voi perché così almeno mi dite se è tutto a posto oppure no. Quindi destra. Ok. Adesso volete andare a destra, va bene. Quindi dalla mappa. Ok, dove volete andare? 172, 167, 126, 70 e 135. A voi la scelta. Ta-ta-ta. Ditemi voi, ditemi voi. Sono curiosa di capire se riusciremo ad arrivare alla fine di tutto. Troppi traumi. Se trauma deve essere, si è fatto bene. Sì, perché questo qui è il tasto sullo Stream Deck che di solito utilizzo perché ho diviso per scene. Questo è quello di Fire and Blood, di quando si legge. E quindi c'era At the Dragon Inn, che è la soundtrack che ha composto Camilla, invece del gotico. Adesso ce l'ho salvato, quindi ok. Vediamo quanto rideranno stasera i moderatori. Maledetti. Maledetti. Volete andare al 135?
Ah. Ok. 135 sia. Allora, tra l'altro, ditemi se mi sentite bene. Io avvicino ancora un po' il microfono, così almeno non devo urlare. Chris sta già sogghignando. Questa cosa è abbastanza inquietante, vorrei dire. Mi sentite bene? Ok. Ti incammini lungo un sentiero acciottolato dietro il cimitero, finché non giungi all'altezza di una cappella diroccata. L'ombra dei rami di un immenso albero secco artiglia la via sotto i tuoi passi, e un vento freddo attraversa gli stracci che indossi, scuotendoti le ossa. Una cupa foschia cala rapida come un sudario limitando il tuo orizzonte, e guardi all'indietro delle rovine del sepolcro, alla ricerca di un riparo per un breve riposo. Ti accorgi che una giovane donna vestita di nero sta scavando una buca, interrompendosi spesso per guardarsi attorno con fare ansioso, come se temesse l'arrivo di qualcuno. È immersa fino alle spalle nella fossa e accanto al terriccio smosso noti un lenzuolo sporco e incrostato come un vecchio sudario che copre a malapena un cadavere adagiato in una cassa. Grazie, raga. 1. Se vuoi parlare con la donna. 2. Se preferisci continuare a osservarla. 3. Se preferisci andartene, apri la mappa e scegli un'altra destinazione. Quindi in questo caso, visto che non ci conviene scegliere tra la mappa, cioè scegliere la mappa ovviamente, scegliamo cosa fare, se parlare con la donna oppure continuare a osservarla. Lurchini, lurchini. Non so perché l'ho immaginato così. Lurchini. Ditemi. Certo che io ho i moderatori che sanno esattamente che cosa sta per succedere, perché hanno già giocato in privato per conto loro a questo libro game, e stanno sogghignando sotto i baffi. Rendetevi conto. Io non so niente, quindi io sono con voi dalla chat. Vi ricordo che quindi domani sera avete scelto Fire and Blood, eh? Domani sera si torna a parlare di Fire and Blood, anche perché io vorrei anche cominciare a leggere della Danza dei Draghi, a questo punto prendiamo appunti e tutte cose. Sta rubando un cadavere. No, sta rubando un cadavere, andava bene. Perché è stato eliminato? Ci poteva anche essere l'opzione le tiro un sasso in amicizia, non lo so. Allora, parliamo con la donna. 60. Entri con cautela nel suo raggio visivo, mostrando le mani nude per non spaventarla. Mentre ti avvicini, noti che la semplice e pratica veste che indossa è di tessuto raffinato e un paio di occhiali pince-nez, scusate, non so il francese, pince-nez, le stringono la sommità del naso lentigginoso, incorniciando due occhi verdi sotto una cascata di riccioli rossi. La sua pelle non è segnata dalle rughe del tempo, ma ha lo sguardo di un'anima saggia e abituata alle brutture del mondo. Non appena muovi un passo all'interno delle rovine, la donna balza fuori dalla cavità e solleva la vanga con chiaro gesto minaccioso, esclamando: Vattene! Un istante dopo la vedi esitare, abbassando l'arma improvvisata, come se ti riconoscesse. 1. Vuoi provare a dialogare con lei? 2. Te ne vai. Ah, quella pinza, ok. No, è che non so se l'ho pronunciato bene. Volete parlarci o volete andarvene? Secondo me stanno anche pilotando i sondaggi per farci morire male. Damiano, chissà. Chissà, forse sì. Who knows? Who knows?
Ah, vi informo intanto di una cosa, che ho investito altri dindini per prendere una nuova webcam, in modo tale poi da poter fare le live in cui si fa lettering, si parla, si fa un po' di aula studio, il progetto che vi dicevo, e che mi tornerà utile anche per quando tornerò a dipingere miniature in live. Io ve lo dico. Anche perché non potevo aspettare il mio compleanno per farmela regalare, purtroppo. E il mio compleanno è tra un mese. Così, io ve lo dico. Tra l'altro sto pensando di organizzare una maratona. 10 ore aspettando il mio compleanno. Che dite? Proviamo a dialogare, ok? Mm-mm-mm. 157. La donna è sudata e respira con affanno. La buca alle sue spalle è profonda a sufficienza per seppellire un cadavere. Deve essere qui da un po'. Ti scruta con attenzione e si avvicina con cautela, mantenendo la pala stretta tra le mani. Arrivi dalla fortezza. Indossi gli stracci dei carcerati. Il tono è diffidente, circospetto. Poi gli occhi le si illuminano increduli. Sei l'esperimento del principe poeta! L'Inquisizione ti starà dando la caccia. Vieni al riparo, starai al sicuro per un po'. E così dicendo, indica un angolo in ombra alle tue spalle. Se intendi accettare l'offerta, se prima preferisci chiederle come faccia a conoscerti e cosa stia facendo. Allora, il mio compleanno è il 10 novembre, però sto pensando di organizzare la maratona il 9, in modo tale da fare tipo dalle 2:30 del pomeriggio fino a mezzanotte e mezza di sera, non so come farò, perché il giorno dopo ho doppiaggio, quindi il 10 dovrei essere a doppiaggio, perciò non potrei fare la maratona. Esatto, overdose di madre, esattamente. Vi romperò le balle un po' di più, dai, insomma. Mi non dico niente. Berus, perché? Perché? È 92%, chiedi cosa sta facendo. Certo. Insomma, 165. Qua non ci fidiamo mica. Se tu mi dici però, mi dico niente, mi non dico niente, a me viene in mente chi ha detto l'arrembaggio. Chi ha dito l'arrembaggio? 165. La giovane risponde alla tua diffidenza con un sorriso triste e disarmante. Ero una chirurga di corte. Ho assistito alla tua creazione. La sua fronte imperlata di stanchezza si increspa al ricordo, rabbuiandone ancora di più l'espressione del viso. Fui allontanata dalla fortezza per aver cercato di studiare il miracolo che rappresenti prima che ti portassero in cella. Speravo di trovare la cura per il male che ti affligge, che ci affligge, ma il principe poeta voleva distruggere le mie ricerche. Per questo ho preferito l'esilio. Da allora ho continuato a portare avanti i miei studi, contrastando con ogni mezzo la fame, gli assalti di malati e malfattori e la povertà di mezzi. La donna ti squadra con aria grave e, dopo una breve pausa, in cui appare rapita da tristi pensieri, riprende a scavare il terreno. Sto seppellendo un mio paziente. Anche lui era affetto dalla morte rossa, ma il suo corpo non si è consumato come gli altri. La giovane scosta il velo sulla figura esanime, rivelandone un braccio trasfigurato da una fitta mappa di ematomi e vene esplose, sintomi che confermano la diagnosi. In mezzo al petto noti una profonda incisione slabbrata e ricucita in maniera grossolana. Un nobile sacrificio per un esperimento fallito. Aiutami, prima che arrivi l'Inquisizione! Se vuoi aiutare la donna o se vuoi andartene. Io aiuterei la donna, che poi magari ci rifila la sua chiave. Che dite? Magari sta solo facendo giardinaggio. Dirò solo, ricordatevi cosa ci hanno detto sugli abitanti di questo posto. Detto questo, votate. Aia.
Aia. Esatto, mezzanotte auguri. A mezzanotte auguri. Sì, se vi va. Perché allora tutto sta al fatto di appunto vedere se, cioè dovrei avere doppiaggio anche quel mercoledì lì, quindi no, non mi sarebbe possibile. Devo vedere un attimo, però a me piace più la cosa di aspettare e festeggiare poi alla fine invece di farla durante la giornata, però. Che dite? Aiutiamo la donna. Ok. 175. Decidi di contribuire alla sepoltura clandestina, trascinando nella fossa la cassa dove si trova adagiato l'uomo. Si tratta di un individuo di notevole statura, dal corpo massiccio e dai tratti misteriosamente familiari, sebbene corrosi dalle piaghe. Quando hai finito di coprire il cadavere con il terriccio, senti di avere più interrogativi di prima e ti rivolgi alla donna, ma non fai in tempo a pronunciare parola, che la terra trema sotto i vostri piedi. Vai al 141. Qua abbiamo scelta obbligata. Che bello, c'è Zoltar! Ciao Zoltar, ciao Zoltar! Grazie mille, ecco, bravissimo Chris, per lo shout-out a Zoltar. Vi ricordo che mercoledì prossimo, mercoledì 20, ci sarà Zoltar qui in live con noi, quindi se avete domande sul gioco di ruolo, su D&D, su tante cosine che dovranno uscire, novità, segnatevele, che poi le chiediamo a Zoltar. Non vedo l'ora. Che bello, che bello, che bello. Abbiamo la fidanzata ora? Sì? È frutta caso, quasi. Allora, 141. Le braccia del cadavere riemergono dal terreno, aggrappandosi con tenacia alle gambe della donna e strappandone la veste scura. La vittima perde l'equilibrio e la vanga scivola ai tuoi piedi. Una testa macchiata da un reticolo di vene esploso in orribili ematomi sbuca fuori, emettendo un ringhio rabbioso. Ma hai la prontezza di spirito per raccogliere l'attrezzo e colpire senza esitazione, facendo calare la lama di metallo in mezzo a quel cranio già guasto, che si apre con un rumore secco. Per alcuni istanti resti a fissare i rivoli di materia cerebrale maleodorante, impastati con il fango. Poi noti che dal petto del cadavere una luce bluastra e pulsante riluce sotto la pelle, rivelando l'ombra di un oggetto al suo interno. La risposta arriva senza che tu debba formulare la domanda. È una batteria galvanica progettata dal principe poeta per rianimare i cadaveri dopo la morte. Mentre riprendi fiato dallo scontro, la donna ha aperto con un coltello l'incisione sul torace del redivivo, rivelando la presenza di un piccolo oggetto metallico, ancora sporco di sangue agganciato al cuore. Pensavo che non avesse funzionato, invece ha impiegato solo più tempo ad attivarsi. Un errore fatale che ho pagato con la vita e di cui continuo a scontare ogni giorno la pena, ripetendo questa maledetta sepoltura. Tranne oggi, grazie al tuo intervento. Il muscolo cardiaco esposto continua a battere debolmente, stimolato dagli impulsi elettrici emessi dagli aghi infilati nella carne. A causa della batteria, i corpi sopravvivono privi di coscienza, senza un'anima o un pensiero, come burattini guidati da istinti animali. Il dispositivo ramato, con una leggera pressione sul suo rivestimento metallico, si sgancia e gocciola sangue dalle punte degli elettrostimolatori, mentre ne ascolti la storia. L'ho rubata per evitare che venisse distrutta, come aveva ordinato il principe, e sono scappata dalla fortezza per utilizzarla nei miei studi. Come per reprimere un dolore, la voce si abbassa e trema, rotta da una rabbiosa commozione. Gli infetti avevano iniziato a consumarsi in meno di un'ora. Avevo bisogno di più tempo per studiare l'evoluzione del morbo. La batteria rallenta i sintomi si è applicata poco prima della morte, mantenendo il corpo in stasi. Non immaginavo che ne avrebbe accentuato anche la furia, ma l'ho appreso quando sono stata affogata nel fango per la prima volta, con i polmoni perforati dalle mie stesse costole spezzate. Adesso sono intrappolata nel labirinto del tempo con un mostro rabbioso. La sua voce nel proseguire aumenta di gravità, come un monito.
In un'altra ripetizione di questa mia disgraziata esistenza, ho provato a ucciderti e a intrappolarti, o forse l'ho solo sperato e non è mai successo. So solo che non dovrei aiutarti, non sei qui per salvarci, finirà tutto a causa tua. Ma sono stanca di morire senza scopo. Ho fallito e nessuno curerà più questo mondo. Prendi quello che vuoi e vattene, ti prego. Hai trovato una batteria galvanica. Da questo momento puoi ignorare la destinazione 135. Apri la mappa e scegline un'altra. Ok. Mappa. Adesso vi leggo, eh. Quindi dovete scegliere un'altra destinazione. Abbiamo la batteria. Yeah. Ok. Ma però, cioè, ma però no. Ma quindi niente chiave? Scusate. Ah, Mauro, puoi provare a fare domande sulla mamma, chi lo sa. Se potete scassarmi di domande, non abbiate pietà, come la montagna al torneo a cavallo. Ecco, perfetto. Quindi, raga, un sacco di domande a Zoltar. Io ne avrò un sacco, Zoltar, e sappi che farò, ovviamente, perché... magari non tutti sanno certe cose, oltre a essere appunto, diciamo, l'host della live, quindi ospiterò io la live qui sul mio canale, farò anche quella che ti riempirà di domande, per cui farò finta di non sapere niente di niente e quindi ti chiederò un sacco di cose, in modo tale che così anche gli altri possano sapere tutto, possano venire a conoscenza di tutto e possano avere le basi di un sacco di cose di D&D. O comunque sulle uscite che ci saranno, eccetera, eccetera. Allora. Esatto, dove volete andare adesso? Ci sono 5 chiavi e 10 luoghi. Abbiamo beccato uno dove non c'è la chiave, direi. Infatti, che pizza. Vi porto fino all'alba. Ma guarda, fosse per me... Ma andrebbe benissimo. Non credo che per Giada però possa andare bene. Esatto, non tentarci. E poi facciamo veramente la maratona, però fino all'alba. Dove volete andare? Ah, vedo che il 70 sta andando di corsa. Volete andare al cimitero? E cimitero sia. Tac, 70. Allora. Che sfortuna, abbiamo beccato proprio il luogo senza chiave. Uff. No. Giungi all'ingresso di un cimitero in disgrazia. Pochi ettari di terra brulla, mal recintati. E fitti di croci di legno, a cui si aggiungono qualche lapide di pietra incisa in modo grossolano e alcune antiche cappelle in rovina. Nel varcare il cancello, un refolo di vento caldo ti investe, accompagnato da un odore opprimente e dolciastro. Opprimente e dolciastro. Ne segui con lo sguardo l'origine e noti una colonna di fu... colonna. Si dice colonna. Una colonna di fumo nero che piove ceneri su una piccola folla. Si dice folla, raccolta attorno a un alto cumulo di terra smossa. Se vuoi avvicinarti al gruppo di persone, vai all'81. Se preferisci dirigerti verso le vecchie tombe, vai al 135, oppure c'è la mappa. Quindi volete andare a sbirciare queste persone che presumibilmente sono lì per un funerale? Oppure ci facciamo i cavoli nostri e giriamo per il cimitero per conto nostro? Per conto nostro. Quindi colonna e folla. Me lo sono ricordato, ma quanto sono brava! Vedete che sto studiando davvero. Scusate. Come si fa a giocare a un libro game gotico ispirato a Poe e non andare al cimitero? Infatti. Mi stupisce il fatto che siamo ancora vivi, anche se temo per poco. Vivi. Siamo intrappolati in un loop temporale, intanto, però. Le vecchie tombe sono la scelta precedente.
Vero? Vero? Quindi ci converrebbe andare al gruppetto di persone. Ah, ma che bravi che siete. Ma che bravi, avete già votato bene, tra l'altro. Ma siete veramente bravi, porca miseria. Io probabilmente se avessi giocato da sola sarei già morta 85 volte. 81. Raga, meno male che ci siete voi, draghi. Il gruppo di visitatori vestiti a lutto è raccolto in silenzio attorno a una fossa comune data alle fiamme, mentre un prete sparge acqua benedetta con poca convinzione. Conti una ventina di persone, malvestite e segnate dalla povertà, intente a pregare o a piangere, o entrambe le cose. Un bambino dalle guance incavate ed esangui nota la tua presenza e inizia a fissarti con insistenza, mentre alle sue spalle la pila di cadaveri accatastata nella buca brucia, liberando nell'aria un puzzo sempre più intenso di ossa carbonizzate. Se vuoi restare a osservare, vai al 121. Se vuoi avvicinarti alla fossa, vai al 179. O se preferisci allontanarti, vai al 135. Ma non ci conviene allontanarci perché altrimenti finiamo dalla signorina di prima. Quindi o restiamo a osservare o ci avviciniamo alla fossa. Quindi o facciamo lurchini o facciamo becchini. Flashback di Agucello, esatto. Volete fare lurchini o becchini? Che volete fare? Sì, il 135 è meglio di no. Ah, poi dopo vi faccio vedere anche che cosa mi è arrivato. Perché oggi è il 12 ottobre e avevo prenotato un libro della Mondadori, un Oscar Draghi, qualcuno di voi l'avrà visto pubblicato su Instagram. Mi è arrivato l'Oscar Draghi sui racconti sulle streghe. Io adoro le streghe, però devo dire che non trovo, non riesco a essere mai soddisfatta per quanto riguarda alcuni racconti di streghe. Cioè, lo so, sono sempre un po' strani, finiscono sempre in modo strano. È difficile che io sia contenta con alcuni racconti. Vediamo. Ci avviciniamo. 179, ok. Ti avvicini con passo lento, abbozzando un sorriso. Il ragazzino ha i capelli lunghi e anneriti dalla sporcizia. Le piccole dita delle mani spuntano a malapena sotto le maniche della giacca scura di almeno due taglie più grande, con le toppe ai gomiti. A completare quel quadro di misera eleganza, indossa una camicia ingiallita e un paio di pantaloni di sacco, strappati all'altezza delle ginocchia. Non smette di guardarti e ha sul viso un'espressione stupita. Quando ormai sei a pochi metri da lui, alza una mano facendo cenno di avvicinarti, mentre la cenere. Cenere o cenere? Cenere? Cenere. Comincia a cadere copiosa sulla folla immobile. Non è neve, è cenere. Se vuoi raggiungere il bambino, vai al 173. Se preferisci restare a osservare, vai al 121. Andiamo dal bambinetto o osserviamo. A questo punto. Tutto ciò mi ricorda in modo inquietante l'inizio della 1x01 di Goethe. In effetti. Che dite? TikTok, TikTok, TikTok. Ah, nel frattempo ho scoperto che mi è arrivata la mail stanotte alle 2. Su Steam tutti i giochi di Assassin's Creed sono scontati del 60, 70, 80%. Ho comprato Assassin's Creed 1 a 3 euro, vi dico questo. Adesso li ho tutti. Quindi.
Li giocheremo tutti. Ho giochi per almeno 20 anni. Con la lentezza a cui vado in chat, in live, sì, sicuramente. Andiamo dal bambinetto. 173. Raggiungi la piccola figura e ti pieghi per portare il tuo viso alla sua altezza. Il resto del gruppo ti ignora, ipnotizzato dalle fiamme che ne consuma gli affetti. Il bambino si porta una manica alla bocca sdentata e ti sussurra una breve frase con fare complice. Copriti, sta per cominciare. L'istante successivo senti un uomo tossire, poi una donna, un vecchio, il prete, mentre la polvere grigia li ricopre. 1. Se vuoi fuggire, vai all'88. 2. Se preferisci restare coprendoti la bocca, vai al 108. 88 si scappa, 108 ci copriamo la bocca, però rimaniamo a vedere. Black Crow, benvenuto a Roccia del Drago. Un corvo nero ci serve sempre, assolutamente, benvenutissimo o benvenutissima. Benvenuto. È veramente bello, zio Nano, come libro è veramente bellissimo. Cosa volete fare? Sono curiosa. Io rimarrei. Esatto, rimarrei anch'io. Ci ha detto di coprirci la bocca, rimaniamo a coprirci la bocca. Riusciremo a trovarle queste chiavi, prima o poi? Abbiamo una batteria che non ci servirà, boh. Batteria galvanica, chissà cosa ci servirà. Possiamo dare una scossa a qualcuno? Possiamo friggere qualcosa? Possiamo far esplodere la batteria? Ma sì, se dobbiamo morire almeno lo facciamo in mezzo alla cenere, che è poetico, esatto. Allora, restiamo. 108. Dai, Mauro, non fare così però. Mi viene l'ansia. Ah, 108. Ti porti alle labbra un lembo dei tuoi stracci per evitare di respirare la cenere dei corpi in fiamme, mentre tra la folla si diffonde una tosse inarrestabile. Le persone cadono in ginocchio, davanti ai tuoi occhi, sputando sangue dai polmoni. La loro pelle si increspa, rivelando la carne viva e le vene che scoppiano, sottoposte a una pressione innaturale. Alcuni, come il prete, sconvolti dal rapido progredire della terribile infezione, si gettano tra le fiamme, confidando in una fine rapida. Gli altri, la maggior parte, cadono preda dei singulti, contorcendosi dal dolore. Il bambino ti prende la mano, tirandola con insistenza. Adesso dobbiamo andare via. Se vuoi ascoltarlo, vai al 149. Se preferisci restare, vai al 112. Beh, raga, io a sto punto ascolterei il bambino, tanto è qua. Ci ha detto di coprirci, ci siamo coperti e ok. Che dite? A Melisandre piace questo elemento, assolutamente sì. Assolutamente sì. Allora, ascoltiamo. Ascoltiamo il bimbetto. Almeno la proposta è quella. Intanto controllo una cosa. Anche al Re Folle piace, esatto. Adesso dobbiamo andare via. No, c'è una così bella atmosfera, perché andarsene? Questa cenere che svolazza qua e là. Ok, 149. Ti allontani, preceduto dal ragazzino che ti strattona in preda al panico. Mentre alcuni infetti hanno cominciato a seguirvi, emettendo un cupo ringhio che gorgoglia nelle bocche impastate, protendono verso di voi le braccia ricoperte di pulsanti cancrene, sospinti da un impulso rabbioso e omicida. Inizi a correre, ma gli inseguitori si rivelano sorprendentemente veloci e una decina di loro vi ha alle calcagna. Il bambino non ha speranze di sfuggire alle loro grinfie, e nemmeno tu se decidessi di caricartelo in braccio. 1. Decidi di abbandonarlo.
Due. Se preferisci sacrificarti per permettergli di fuggire. Urca. Questa è brutta. Questa è brutta, raga. Siete tutte persone di buon cuore, volete sacrificarvi per il bimbo? Ma siete veramente... Esatto, quanto siete generosi stasera? Aiuto. Aiuto. Ricominciamo coi traumi. Cosa ci devi dire, Chris? Scusa. Qualcuno che vuole mollare giù il bambino c'è. Ma in fondo sto bimbo mica lo conosciamo, possiamo anche far finta di niente, vero Sofficino? Tanto che ci frega. È colpa della live sui cavalieri. Esatto. Ma tra l'altro qualcuno di voi ha notato Sorella Oscura nell'angolo? Così per dire. Ci sacrifichiamo e andiamo al 137, quindi. Indichi al ragazzino l'ingresso con un cenno del capo, frapponendoti tra lui e gli infetti, ormai a pochi passi. Il piccolo ti accarezza il braccio prima di salutarti. Grazie, oggi non mi faranno del male. Ne segui la sagoma perdersi tra lapidi coperte di muschio e croci marcite, mentre ti fanno a pezzi, azzannando il viso e scavando nel ventre con le unghie per divorarti l'interiora. Ti rigeneri davanti alla fossa comune vuota, senza nessuno attorno. Il tuo avatar adesso si fida di te. Segna questa condizione, sostituendo la precedente. Poi apri la mappa e scegli un'altra destinazione. Allora, calma, aspetta, mi segno mappa. Quindi la mappa ce l'abbiamo ancora, perfetto, non facciamo niente. Ok, avatar. Sì. Fida di te. Però chiavi ancora una cippa. Io voglio una chiave, però scusate. Allora, abbiamo preso. Fatemi vedere un attimo qua sul Odof. 135,70 non c'è una fonchia, evidentemente. Siamo stati sfortunati e vabbè. 135,70. No chiave, no chiave. Ok. Dove volete andare adesso? E non ditemi sempre a destra e cribbio perché Adesso volete andare a sinistra, vi ho capiti voi. Abbiamo ancora gli oggetti, esatto. Quindi adesso volete andare a sinistra. Allora, io vi ricordo che a destra siamo andati a 70 e al 135, ci è andata male. Vediamo se posso fare una cosa. Sì, ok. Coloro quelli in cui siamo già stati. Eh? Che dite? Almeno non ci confondiamo. Il 70 non è stato esplorato tutto. Però qua deve scegliere la chat. Io leggo. Io leggo. Dritti alla meta! Dove volete andare? 66! 135, no, 153, 75, 96 e 162. Eh no, raga, 66 e 96 ex aequo. Porca paletta. Come ex aequo? Metti rosso il 135. Rosso non posso, è successo lo giallo. C'è un pari merito? Facciamo così. Allora. Tiro il di 20. Se esce pari, 66. Se esce dispari, 96.
È uscito il 3, quindi dispari, e quindi 96. Andiamo al numero 96. Tac, 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 tac. Tac. 96. Ta ta ta. Allora. Non è uscito 75. Stai percorrendo uno dei lugubri vicoli della città, quando ti ritrovi davanti a un'abitazione diroccata dal tetto sfondato, le finestre in frantumi e una croce rossa tracciata con mano tremante sulla porta d'ingresso. Ricordi di essertici già imbattuto durante la fuga dalla prigionia? Questa potrebbe rappresentare l'occasione per ispezionarla meglio. Stai considerando l'ipotesi, quando senti un rumore di passi nella tua direzione, e dalle ombre che si allungano sulla strada riconosci i tuoi inseguitori. Se vuoi entrare, vai al 155, altrimenti prendi la mappa e scegli un'altra destinazione. Vabbè, qui non vi faccio nemmeno scegliere, cioè per forza andiamo al 155. Se no non avrebbe senso. Entri attraverso una finestra in frantumi, in quella stretta abitazione pericolante. La minacciosa croce rossa che ne segna l'ingresso evoca il timore del contagio da parte di un morbo sconosciuto, ma non è sufficiente a farti desistere dall'intrufolarti in quel luogo desolato, pur di scampare alle grinfie dei carnefici dell'Inquisizione. La misera catapecchia, composta da una sola stanza e un gabinetto dalla porta sfondata, ti appare vuota e disabitata. I pochi mobili presenti sono stati distrutti dal tempo o dai saccheggi. 1. Ispezioni la stanza. 2. Preferisci riposare. 3. Preferisci andartene e possiedi la mappa, aprila e scegli un'altra destinazione. Altrimenti, se non possiedi la mappa, puoi comunque allontanarti al 177. No, vabbè, in questo caso facciamo due cose. O ispezioniamo o riposiamo. Volete ispezionare o volete visitare? Io sto a giro a fare il pisolino. No, raga, bisogna fare il pisolino. Abbiamo ispezionato prima. C'eravamo già entrati nel 96. Dobbiamo riposare, raga, dobbiamo riposare, votate. Votate, dobbiamo riposare. L'avevamo visitato, era quello del corvo, dove c'era la tipa ansiogena, mi pare, c'è un colpo di vento. La madre si fidi della chat, volete ispezionare? Ok. Ma scusa, l'altra volta avevamo ispezionato e poi siamo stati chiccati fuori, no? Sì, volendo penso che si possa ispezionare e poi fare il pisolino. Sì, ma adesso l'avatar si fida di noi. Ah, è vero. Abbiamo una condizione che prima non avevamo. Ok, ok, ok. No, 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 allora va bene. Ispezioniamo. 144. Non mi ricordavo che prima invece non avessimo l'avatar che si fida di me. Scruti la piccola stanza vuota e buia con pazienza e attenzione, alla ricerca della minima traccia, ma non trovi altro che l'ordure e desolazione. D'improvviso, senti battere alla finestra da cui sei entrato. Ti volti con l'anima in fiamme, ma non vedi nessuno. Il tuo avatar sussurra. È certo il vento. E nulla più. Se indaghi l'origine del rumore, vai al 174. Se preferisci riposare, vai al 163. Adesso che si fa, quindi? Che si fa? Volete indagare? 50-50? Vinci, indaghiamo? 6-5, 7-5? Zan zan zan, zan zan zan. 8-5. Dai, 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 dai. Dai. Faccio ancora un giro, poi
Devo staccare perché ho la gola che è un po' rotta. Prima mi è venuto un attacco di tosse e non riuscivo a smettere. Ho detto, adesso muoio. Muoio in live. Fare indaghini? Volete fare indaghini? Prima o poi si riuscirà a riposare, dice giustamente Spike. Effettivamente. Volete fare indaghini? Indaghini. 174. Ok. Avanzi con accortezza e allunghi la mano verso l'imposta, ma non fai in tempo a toccarla che con un battito d'ali vi si poggia un maestoso corvo. Quel meraviglioso uccello d'ebano ti scruta con la grave e severa dignità del suo aspetto. Se l'avatar si fida di te. Oh yeah! A sto giro sì, 86. Scelta obbligata, dai, finalmente. Oh, una chiave la riusciremo a trovare, porca paletta. Paletta. 86. Tac. Gli occhi del corvo si fissano nei tuoi. Li senti ardere nell'intimo alla ricerca dell'identità incerta con cui condividi il controllo di questo corpo. Senti l'aria farsi più densa e gradevole, come se qualcuno avesse acceso un incensiere invisibile. L'animale, senza agitare una penna, rimane immobile e fiero a osservarti, a osservarvi. Perdi il controllo quasi senza accorgertene, mentre il tuo avatar interroga il nero rapace. Ti riconosco anche se non conservo alcuna memoria di te. Non so chi ti abbia inviato qui, se il mio creatore carnefice o la sua ancor più terribile creazione, la morte rossa, ma non ha importanza. Sono due facce dello stesso incubo. Il corvo si agita nell'udire quelle parole e dispiega le ali. Ti scongiuro, aspetta. Rispondi alla mia domanda. Quando lascerò l'orrore di questa deserta terra incantata? L'uccello si è già dileguato nell'oscurità di un cielo senza stelle, ma la sua risposta rimbomba tra le pareti con voce agghiacciante. Mai più! Nevermore! Quando recuperi il controllo dell'avatar, per una frazione di secondo, ne condividi anche i pensieri. Percepisci i deboli frammenti di consapevolezza, di sé, l'esasperazione per la prigionia, un'antica rassegnazione e l'inaspettata fiducia nei confronti della tua guida, insieme ad altre labili tracce di memoria, che svaniscono prima di poterle afferrare. A parte una, la speranza di trovare una via d'uscita da questo incubo. Se mai ti verrà chiesto di leggere tra le righe, ignora le opzioni che ti verranno offerte e vai al paragrafo che otterrai, sommando i numeri evidenziati. Annotati questo dettaglio, poi il tuo avatar cede alla stanchezza. Vai al 163. Allora, ci annotiamo, leggere tra le righe. Se no io me lo dimentico, raga. Bisogna segnarsi un sacco di cose. Allora, sommare i numeri evidenziati. Allora, pagina 72, che è così, non si sa mai. Fino adesso si va a fare pisolini, 163. Se è un metamorfo Bran, cheat è chiaramente il corvo con tre occhi oppure Antonio Zecchina. Mai più! Esatto. 163. Oh, siamo ancora vivi. Oh no, il più grande nemico di tutti, la matematica. Esatto. Tu pensa che ho fatto lo scientifico? Blah. Ti stendi sul pavimento in quella profonda oscurità. Il silenzio rimane intatto. Dal buio non percepisci alcun segno di vita. E finalmente scivoli nel sonno. Ciao, Mr. Chiurlo, buonanotte. Sì, tanto adesso siamo in chiusura. Andiamo al 150, vi leggo il 150 e poi andiamo in chiusura anche noi. Ok. Vi leggo il 150, due pagine. Buono. Allora. Il risveglio è dolce, lento. La libertà ha trasformato quel pavimento di assi scheggiate nel più comodo materasso che si possa desiderare.
e quasi non fai caso al doloroso scricchiolio delle giunture mentre ti rialzi. Ok. Un timido sole spinge i suoi raggi polverosi nell'abitazione, attraverso le crepe della porta e la finestra che avevi usato per entrare. Quando finalmente sollevi lo sguardo, percepisci l'ombra che ti sovrasta, una lunga e scura sagoma nera che inizia alle tue spalle e si allunga fino alla parete di fronte. Volti il capo, aspettandoti il peggio, e vedi un uomo distinto dalla chioma grigia e la faccia rasata, in abito nero elegante, ma liso, e coperto di ragnatele. Sorseggia di malavoglia un calice di vino e ha lo sguardo rivolto a uno specchio affisso alla parete, un ovale di vetro privo di decori che non ricordi di aver visto la sera prima. Rimani a fissare qualche istante quell'individuo, in dubbio sul da farsi. Poi la sua voce rompe il silenzio. Questo fu uno dei primi quartieri a essere chiuso per limitare il propagarsi della malattia. Una misura vana, che servì solo a condannare quanti erano scampati alla prima mietitura. All'inizio gli infetti impiegavano giorni a morire, a volte settimane, e i loro corpi si consumavano insieme alla mente, scatenandone i demoni. Oltre le recinzioni si raccontavano storie così orripilanti su quanto accadeva qui, che l'intera massa degli edifici messi al bando era avvolta nel terrore come in un sudario. I pochi rapinatori che si avventuravano in questa zona desolata per saccheggiare le abitazioni delle prime vittime del morbo, se riuscivano a uscirne illesi sfuggendo alle pattuglie, diffondevano il contagio e la superstizione nelle bettole del regno con i loro racconti. Quando metà della popolazione fu infettata, la nobiltà si ritirò nella fortezza del principe poeta, il sovrano di queste terre, e i cancelli reali non vennero mai riaperti. Così che tutta la città venne abbandonata alle tenebre della pestilenza. L'uomo esala un lungo respiro, un lungo sospiro, mentre la pelle gli si raggrinzisce sulle ossa e il riflesso del suo volto allo specchio si sfoca per un istante. I sopravvissuti si erano rassegnati a una fine disgraziata, trascorrendo i giorni rimasti a seppellire i cari, mentre puntavano l'argenteria ormai senza valore in macabre scommesse. Come la conta delle vittime per stabilire la vincitrice tra fame e malattia. Ma la morte rossa, così fu ribattezzato il male che ci affliggeva, aveva in serbo un destino peggiore della consunzione per chi come me aveva servito il principe ed era stato scacciato dagli alloggi regali per aver contratto il contagio. Mi apparve in sogno, in una notte di febbre e delirio, con la sua maschera cremisi, offrendo l'immortalità in cambio dei miei servigi. Da allora ne soddisfo gli efferati capricci per estenderne il dominio, laddove la sua influenza non è ancora giunta, sotto la guida del suo araldo, che risponde al nome di Re Peste. La pallida figura ti appare sempre più indebolita, come se parlare ne consumasse la vitalità. E il tuo arrivo ha sconvolto gli equilibri di questo mondo, ha creato una possibilità prima impensabile. L'uomo inizia a tremare, la sua immagine allo specchio viene coperta da un'ombra liquida. Ti prego, dai un senso a questo mio sacrificio. La frase si strozza in un grido straziante. L'uomo si accascia, stringendosi il ventre sconvolto dagli spasmi, e il calice cade frantumandosi al contatto con il pavimento. In pochi istanti ne vedi il corpo evaporare in una nube purpurea. Di fronte a te, adesso, rimane solo il suo riflesso che sussurra parole incomprensibili, come se qualcuno lo stesse imbavagliando. Non hai molto tempo per riflettere su quelle parole. La voce dell'apparizione ha allertato gli inquisitori, che puoi sentire correre nella tua direzione. Se possiedi la mappa, individua la casella da cui hai iniziato il tuo percorso. Sottraine il numero da questo paragrafo e recati al risultato. Repeste is the new tibia, esatto. Ciao Donkey, buonanotte. Individua la casella da cui è iniziato il tuo percorso. Raga, qui ho bisogno di voi, perché a quest'ora non ce la posso fare.
Sottraine il numero da questo paragrafo. Aspettate. Dobbiamo fare qualcosa con la frase o che cosa? Siamo entrati qui da che numero? È 96. In teoria. Dopo la mappa di prima, eravamo al 96. Esatto, mi pare 96, sì. Ok, giusto? Sì, 96. Siamo partiti dal 96, perché dopo la mappa siamo finiti lì. Quindi a che paragrafo dobbiamo andare? Adesso te lo dico. Allora, quindi cosa dobbiamo fare? Questo paragrafo è 150, meno 96, 54. In teoria, paragrafo 54. Vi faccio vedere anche il disegnino che c'è. Vediamo se abbiamo fatto giusto. Chissà. 54, esatto. Ci siamo. Ok. 54, quindi leggiamo questa e poi andiamo a Ninna. Oh. Prima di andartene, nel cumulo di cenere rossastra ai piedi dello specchio, noti la presenza di qualcosa di metallico. Hai trovato la chiave del corvo. Sì. Corvo. Ok, scriviamocelo, chiave del corvo. Ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo! Ok. Anche se il tuo avatar dovesse morire ancora, non la perderai, a meno che non venga indicato di cancellare una chiave o un oggetto. Da questo momento puoi ignorare la destinazione 96. Apri la mappa e scegline un'altra. Vi faccio giusto scegliere e poi andiamo a Ninna. Quindi possiamo ignorare. La 96. Ole! Ole! Quindi scegliete, scegliete, scegliete. Dole. Che succede? Questa è l'annetta. Eccola lì. Annetta, però io stavo per farti il raid, non è possibile. Anneton. È arrivata l'Anneton con tutti i suoi draghetti, anche lei. È arrivata. Pronti via, stavo giusto per chiudere per farti il raid io. Ha vinto lei, maledetta. Hashtag Gwen, esatto. Gwen, che sarò io. Ciao a tutti, ciao raidanti, benvenutissimi, benvenutissimi. Come state? Esatto, Annetta vince la gara di raid. Per poco, eh? Per poco, giusto perché i miei moderatori mi hanno detto di leggere una cosa in più, se no vincevo io. Sono molto curiosa di vedere come Annetta disegnerà tutti i vari personaggi, perché sono personaggi molto molto belli, mi piacciono già un sacco le loro storie e quindi sono un sacco curiosa e sono curiosa di vedere Gwen come sarà. La mia Gwen. Ciao Palla, quanto tempo! Sì. Dovresti vedere che ho disegnato stasera, ma guarda Annetta, che io prima ti tenevo in sottofondo in realtà, qui è tutto mutato. Ho visto una vecchietta, mi pare, ho visto. Ma intanto scusate, bisogna rifare il sondaggio perché destra e sinistra è finito in ex aequo. Ho visto prima che stavi facendo cose. Porca miseria, c'era una vecchietta. Uffi. Uffi. È un personaggio assurdo. Di nuovo un pari merito. Come facciamo ad avere i pari merito, raga? Ah, che sondaggio state facendo? Allora, Annetta, tu vedrai adesso sullo sfondo una mappa. Praticamente, cosa stiamo facendo? Stiamo giocando a questo, che
che non so se riuscite a vedere bene, si chiama The Horror Game Book ed è praticamente un libro game, ok, basato su alcuni racconti di Edgar Allan Poe, per cui il nostro personaggio principale si sveglia a un certo punto in un posto, è prigioniero, bisogna capire dove siamo finiti, perché siamo finiti lì. Siamo riusciti a scappare da questo posto, da questa specie di prigione, e adesso abbiamo questa mappa per cui abbiamo una missione, cioè trovare delle chiavi che ci permetteranno poi di fare delle cose, presumibilmente di telare. Abbiamo già visitato tre posti, 96, 70 e 135, che infatti sono segnati in giallo, e dobbiamo capire appunto cosa fare. Quindi io chiedo alla chat, di fare un sondaggio ai miei moderatori per capire dove andare. Perciò ha vinto sinistra, quindi dovete votare tra 153, 75, 66 o 162. Esatto, stiamo cercando di non morire, come dice Sofficino, di fatto. Praticamente per giocare ai Libri Game chiedo ai moderatori di preparare i sondaggi perché io arrivo alla fine del paragrafo e si legge, insomma, si leggono le varie opzioni e poi appunto si vede che cosa fare, quindi vedi. Ci sono le varie opzioni, se vuoi fare questo vai lì, se vuoi fare quell'altra roba vai là. Ed è molto figo, è molto molto bello, veramente bello. Un'avventura letteraria magnificamente illustrata che ti guiderà negli incubi descritti da Edgar Allan Poe per affrontare in prima persona gli orrori nati dal maestro della letteratura americana in alcuni dei suoi più celebri racconti. Il gatto nero, il corvo, la maschera della morte rossa, Re Peste, la caduta della casa Usher, il cuore rivelatore, il pozzo e il pendolo e altri ancora. È molto bello perché è veramente immersivo. Si distanzia un po' dai soliti libri game. Molto fico. Sì, di Officino Meningi. E lo consiglio, è molto bello. Tra l'altro, ormai siamo arrivati alla terza o quarta serata, quindi in realtà non è che finisce subito, quindi non ci metti 5 minuti. È molto particolare, è Maschera della Morte Rossa. Poi, tra l'altro, in questo periodo. No, ancora. Allora, facciamo così di nuovo: 66 pari. Io c'ho il dadozzo di 20, gigante. Allora, se esce un numero pari, 66, se esce un numero dispari, 162. 6, quindi andremo al numero 66 la prossima volta. Ok, quindi 66, ci ricordiamo, io metto già il segnalibro qua nella pagina. 64, 66, perfetto. Ok, tra l'altro sono molto curiosa in realtà di leggere anche gli altri due libri dello stesso autore che sono Dagon e Carcosa. E soprattutto sono curiosa di leggere Carcosa in realtà. Esatto, 666, l'ho pensato anch'io su Almacis, ma ho fatto finta di niente in realtà. Comunque questo è, quindi adesso torno qua, vediamo se funziona tutto. Super regia, raga, super regia. Salva. Sì. Allora, aspetta, vai ricevuti. Ok. Mi segno, mi salvo la mappa che ho sistemato. Perfetto. Cosa volevo dire? Se, 162 però anche il giardino magari affittano e ci accasiamo in questa ridente e felice città. Chi lo sa, esatto. Allora. Cosa volevo dire? Ultime informazioni di servizio. Allora, questo è il libro di cui vi parlavo prima. Guardate che bello. Streghe! Sono racconti diversi in realtà. Sono appunto romanzi diversi. Che, eccoli qua. Aspetta che ve lo faccio vedere. Ci sono un racconto di Abraham Merritt, un altro racconto di Abraham Merritt, un racconto di Fritz Lieber, uno di James. Oddio, Blish, ok? Fletcher Pratt e Lyon Sprague de Camp. Sprague, sì, io lo chiamo Sprague, vabbè. Perdonatemi per le mie pronunce schifiose. Comunque,
Quindi questi sono i racconti che ci sono contenuti in questo bellissimo libro che è uscito proprio oggi. Io l'ho prenotato, ho detto, raga, non mi faccio mai regali, compro solamente cose per il canale, per migliorare le live, per una volta mi faccio un regalo. Mi sono presa questo, perché io amo le streghe. E vi dico la verità, sono sempre rimasta abbastanza delusa da racconti, serie TV. Mi è sempre sembrato tutto molto cheap. Allora, quando ero piccola amavo streghe come serie TV, ma ero piccola, avevo 10 anni, quindi ok. C'erano un po' delle robe barbine. E ho sempre faticato a trovare qualcosa che mi piacesse, che mi ispirasse particolarmente. Quindi avevo adocchiato uno di questi racconti, tra l'altro. Mentre scrivevo, mentre mi informavo, raccoglievo informazioni, facevo lo script del fantasy, che dovrebbe essere di Fritz Lieber, Il sabba delle mogli. Da quanto ho capito fa un po' spaccare dal ridere, però bisogna capire se è più in stile Terry Pratchett o è più tragico, diciamo, piuttosto che comico. Vedremo. Il potere del trio coincide col mio, esatto. Strega in tedesco è Hexe, vero? Oh, bravo che hai comprato il pressure pot. Io invece ho messo le cose per fare i dadi in cantina perché non ho purtroppo le temperature giuste e l'attrezzatura giusta in casa, quindi a meno che non debba fare delle cose proprio piccoline, in questo periodo sto evitando. Però di film sulle streghe fatti bene ce ne sono tanti. Ma se ne avete da consigliarmi, vi prego, no, sul serio, consigliatemi libri, film, serie TV. Sulle streghe, fatti bene, perché io adoro il tema. Infatti ho anche un saggio sulla stregoneria. A me piace leggere anche i saggi, onestamente, non solo romanzi, non solo narrativa, ma anche la saggistica mi piace. Mi ero comprata anni fa un libro sulla figura del diavolo e un libro sulla storia della stregoneria. Poi qualcuno di voi, così carino, mi ha regalato il Malleus Maleficarum. E a livello invece di romanzi, film e serie TV, se mi potete consigliare voi, io ve ne sarei grata. C'è un film che a me piace tantissimo, che è un po' un guilty pleasure in realtà, perché non è sto gran capolavoro, però a me piace, ed è tratto tra l'altro da un libricino che in italiano non si trova, in Italia non si trova, però l'ho trovato su Amazon e l'ho messo in wishlist, costa 10 euro mi pare. È in lingua originale, vabbè, è quello di Alice Hoffman, se non sbaglio, ed è Il giardino delle magie da cui è stato tratto poi il film Amori e incantesimi con Sandra Bullock e Nicole Kidman, che è molto piacevole come film, effettivamente, molto carino. Le streghe di Eastwick, ok, iconico, visto, sì, perfetto. The Witch con Anya Taylor-Joy mi è piaciuto molto come film, concordo, è un film bellissimo. Ok, Le streghe di Salem di Rob Zombie l'ho visto, non mi è piaciuto. Allora, quello di Eggers, The Witch, è favoloso, però è davvero uno, quindi vorrei averne un po' di più, tra l'altro, da leggere. Se ti piace l'idea di strega anche demone o caprina, ti consiglio gli artbook di Andrew Marr. Vuole sapersi, grazie mille. E intanto, bella gnao, grazie del follow e benvenuto o benvenuta a Roccia del Drago. Raios, ciao Albi, buonasera, buonasera. Vabbè raga, Hocus Pocus. Allora, su Hocus Pocus ci siamo. E infatti, ah, vi faccio ridere, adesso vi faccio ridere. Vi ho già preparato, Suspiria non mi è piaciuto, non mi è piaciuto tanto, però appunto va molto a gusti. Vi ho preparato un video su Halloween, sulle vere origini di Halloween, quindi su Samhain, sulla mitologia celtica, sulle tradizioni, e poi che uscirà il 29 di ottobre, quindi a ridosso di Halloween, e poi consigli su film da vedere e libri da leggere. Ovviamente sono consigli totalmente soggettivi. Raga, io mi sono resa conto che i film e i libri che ho consigliato sono per il 90% sulle streghe, e sono gli unici che probabilmente mi sono piaciuti. Per cui The Blair Witch Project no, non mi è piaciuto. No. Hocus Pocus l'ho amato. Amori e incantesimi l'ho amato. Le streghe di Eastwick.
se streghe, la morte ti fa bella, fa spaccare da ridere. Quindi, però mi sono resa conto che effettivamente io ho consigliato gran parte di cose sulle streghe. Uno dei miei libri preferiti, allora, se mi dovessero chiedere qual è il tuo libro preferito, non ho più voglia di rispondere Il Signore degli Anelli o i libri di Martin. Vi risponderò col cuore d'ora in poi, perché poi, vabbè, i libri di Martin, ok, sono i miei preferiti, va bene. Ma se vi dovessi dire qual è il titolo di un libro che io ricordo con tanto affetto e che per me ha una grande importanza, vi direi Le streghe di Roald Dahl. Quindi, perché? Perché l'ho portato quando ero piccola, quando ero in quinta elementare, i miei compagni di classe, all'epoca c'era ancora l'esame di quinta elementare, sì, Dan Space, sì, tutti e due li ho visti, di uno anche il DVD. E, i miei compagni di classe portarono tutti, perché non avevano fantasia, non leggevano, quindi erano costretti, avevano portato tutti Il Barone Rampante, che era il libro che avevamo letto durante l'anno, in classe. Io ero stata l'unica che aveva portato qualcosa di diverso. Eravamo una ventina di ragazzi, di ragazzini no, bambini, avevamo 10 anni. Tutti con Il Barone Rampante, tranne la sottoscritta con Le streghe di Roald Dahl. E io mi ricordo me stessa al banco, di fianco alla cattedra, interrogata dalla maestra d'italiano, che mi chiedeva la trama delle streghe di Roald Dahl, quindi è uno dei miei libri del cuore, perciò io ve l'ho consigliato e vi consiglio di leggerlo. E di vedere anche il film, ma non quello che è uscito l'anno scorso con Anne Hathaway, perché è terribile. Guardatevi quello con la strega suprema tedesca, yeah, con Angelica Houston che fa la strega suprema tedesca, che piace tanto a Spike. Esatto, c'è la strega tedesca. E quindi quello ce l'ho praticamente nel cuore, nonostante in realtà il finale del film, Chi ha paura delle streghe, perché è stato tradotto così, tranne in inglese sarebbe comunque The Witches, hanno cambiato il finale del film rispetto al finale del libro, e Roald Dahl questa cosa non l'aveva provata. Piccola chicca. Così. Esatto, una piccola madre che parla di streghe. Io avevo già 10 anni ed ero già presissima con il fantasy, quindi raga, sempre stata lì. Fantasy, horror, comunque mi piaceva un sacco. Ho ancora i miei libri della Salani. Cioè, ho ancora i libri anche del Battello a Vapore. Figuriamoci. Quelli che mi piacevano di più poi li ho tenuti. Esatto, per me sarà sempre Morticia Addams, verissimo. Ma infatti io la adoravo già come Morticia Addams. Non parliamo poi quando faceva la strega tedesca, cioè bellissima, per me era top. E tra l'altro, raga, ho quasi la lunghezza di capelli giusti per fare il cosplay della strega tedesca, però ho visto una bellissima parrucca su Amazon che potrebbe essere perfetta. Non mi dispiacerebbe fare il cosplay della strega tedesca, eh? Ci si nasce con un certo tipo di fantasia. Io a Zenano penso che ce l'abbiamo nel sangue, ce l'abbiamo nelle vene, quello che ci piace, quello che poi ci piace da adulti, in un qualche modo si manifesta quando siamo piccolini. Intendo proprio a livello di preferenze, a livello di gusti, a livello di cose che ci piacciono, di sensibilità, non so se riesco a spiegarmi bene, però anche questa cosa delle streghe, della magia. Adesso io ve ne posso parlare con voi di libri, che è un sogno per me. Vi faccio i video, vi faccio i video appunto sulla letteratura, sul Trono di Spade. Parliamo in chat qui su Twitch per ore di queste cose. Mai avrei pensato che potesse diventare una sorta di lavoro. E quando ero piccolina, insomma, io non avevo amici o amiche che avevano i miei stessi gusti, quindi posso dire che voi siete i miei amici e le mie amiche di cui avevo bisogno quando ero piccola. Quindi vi ho trovato con solo 25 anni di ritardo, ma comunque meglio tardi che mai, no? Spike, ti posso garantire che è veramente brutto, e Anne Hathaway, poverina, no. No, lei è meravigliosa, però no.
Cioè, le hanno messo addosso un sacco di CGI che di CGI che potevano evitare. Discovery of Witches, me ne hanno parlato male, Sofficino. Visto che siamo in tema strega, invito tutta la chat a documentarsi sui processi veri delle streghe fatte dall'Inquisizione. C'è un documentario della Rai fatto da una storica italiana veramente fatto bene. Raios, se ce lo puoi linkare, top. Quindi, se dici così mi commuoro. No, però è vero. Però è vero, nel senso che io purtroppo non ho avuto la fortuna di avere degli amici o delle amichette in università, ciao, alle elementari che avessero i miei stessi gusti. Quindi purtroppo mi è andata male. Però vi faccio vedere una cosa. Allora, io ho un libricino. Quando ancora era aperta la Mondadori in via Marghera, qua a Milano. Io mi ricordo che anni fa comprai due libricini che all'epoca costavano 6.500 euro. Sì, 6.500 euro. 6.500 lire, 3,36 l'uno. Ed erano due libricini che già facevano immaginare cosa mi potesse piacere da adulta. Ce li ho ancora. Uno è sull'astrologia e uno è sulle streghe. Questo sulle streghe, tra l'altro, sono tutti e due saggi. E questo qui è un saggio piccolino. E vorrei farvi notare, e sto notando adesso, che questi qui io li ho rivestiti con la plastichina trasparente. Ma qualcosa come 20 anni fa, eh. Ah, introdotto dallo storico Barbero. E che caspita, subito. Ma tipo subito, Even. ma tipo subito, assolutamente. Grazie mille. Grazie mille. Non ci sono le etichette dentro, però raga, sono rivestiti. E questo qui sulle streghe è interessantissimo perché parla appunto dell'Inquisizione e di un sacco di cose. E parla dei sabba, delle riunioni che facevano le streghe. Ed è un mini libricino. Guardate un po', è carinissimo. E dentro, tra l'altro, è anche a colori, eh? Guardate un po'. Cioè, è proprio bello. Metti a fuoco, metti a fuoco, su, no, metti a fuoco la strega che c'è dietro, metti a fuoco la strega che c'è dietro, raga, non era voluta, giuro, eccolo qua, Sabba, guardate che bello, ci sono anche le illustrazioni, la plastichina non ci abbandona, non mi ha mai abbandonato, tra l'altro. Gatti e pipistrelli, amici delle streghe, cioè è bellissimo, raga, è bellissimo. È fatto veramente bene. È veramente carino ed è uno dei libricini a cui tengo di più. Guardate che bello. Di Kevin Osborne. Edicart, edizioni Edicart. Cioè, raga, carinissimo. Carinissimo. E poi ho anche quello sull'astrologia. Che parla dei segni zodiacali, parla di un po' di cose. Oh, ok, e poi ci sono alla fine un po' di accordi tra gli elementi, tutte queste cose qua. Molto molto carino. Mi ricordo che andai con mia madre in libreria e andai totalmente in fissa, ma adesso che guardo meglio, ci sono dei numeri in fondo. Quindi in realtà facevano parte di una collezione. Devo cercarli. Devo cercare quali sono gli altri libricini. Perché probabilmente avevano un sacco di altri. Allora, questo libro è del 99. Questi due libricini sono del 99, il che significa che avevo 11 anni. Giusto per dirvi. Loghi te che obbedisce a strega tedesca e metti a fuoco, esatto. Qualche tempo fa ricordo che anche Salotto di Giano trattò il tema streghe e stregonerie e hanno fatto una live davvero molto interessante. Beh, Sbrillo, prima ridendo e scherzando e sterminando con Annetton e con la Laura Cardinale, io gliel'ho buttata lì di fare una one shot a tema streghe. Masterata dalla Laura Cardinale. Eh? Brutta caso, grazie, perché sentivo la mancanza di questa chat. Come mai? Come mai? Cosa, eccola? Cosa? Beh, allora, mamma tecnicamente
È Warlock stregona, è ok. Che parte il masteraggio selvaggio? Sì, ma la laurea cardinale deve masterare. Io arriverò a masterare e ho già in mente qualcosina, però devo vedere se riesco a sopravvivere a questo periodo, perché io pensavo di andare verso la tranquillità, invece sto andando verso il baratro più totale. Ma avrei un'idea molto carina da proporvi, da farvi vedere. Qualcosa che potrebbe essere masterato da me, chi lo sa? Pian piano diventano tutti master. Sì, assolutamente. Devo solo avere il tempo di... Avere il tempo. Io avere il tempo. di leggere delle cose. Però l'idea c'era, diciamo. Insomma. Allora. Grazie mille intanto. Allora, Albi, mi sono segnata qua il... Tac. Il video che mi hai mandato di Barbero. Perfetto. Allora, io vi ricordo quindi che allora, oggi è martedì, domani sera leggiamo Fire and Blood perché ieri sera siamo andati avanti un po' a parlare del teaser, abbiamo parlato di un po' di cose, abbiamo letto poco. Stiamo arrivando comunque un po' al clou di Jaehaerys, quindi direi che potremmo un po' velocizzare in modo tale poi da arrivare a Viserys primo. E toglierci un po' dalle balle sto Fire and Blood perché voglio leggervi il mondo del ghiaccio e del fuoco in realtà. È da tanto che non mi mettevo tranquillo la sera ad ascoltare. Gute Nacht a voi tutti. Oh, grazie, grazie per ta caso, grazie mille, Ale. E questa infatti è il luogo più tranquillo. Non è vero, nel senso, non lo so com'è negli altri dagli altri streamer, ma degli altri Twitcher. Però diciamo che qua si cerca sempre di stare molto tranquilli e di fare dracchiericcio, cioè si chiacchiericcia da draghi, quindi si dracchiericcia. E sono molto contenta che vi troviate bene. Cosa volevo dire? Quindi che domani sera si va avanti con Fire and Blood. Poi, giovedì niente, venerdì niente. Vedo come arrivo domenica pomeriggio, io ve lo dico, se... Mi gira che fa freddo, che c'è brutto tempo. Io magari qualche oretta al pomeriggio di domenica me la posso sparare giocando a Bayek. Così. Ve la butto lì. Vedo, non lo so. Dopodiché, allora, fatemi vedere un attimo il calendario. Settimana prossima. Qui siamo a ottobre. Ok. Settimana prossima, allora venerdì questo intanto esce alle ore 18 il video sull'avventura, sul romanzo d'avventura, quindi ve lo ricordo. Lunedì prossimo Fuoco e Sangue, martedì prossimo andiamo avanti con il libro game di Po. Mercoledì prossimo invece abbiamo ospiti Giada e Zoltar, quindi ricordatevi di segnarvi le domande di D&D. Giovedì prossimo invece il 21 saremo in live con la one shot appunto di Annetta sul canale di dell'Anneton. Qui su Twitch, quindi segnatevelo, perché oggi c'è stata la sessione zero in cui si parlava un po' dei personaggi e la Laura Cardinale introduceva il manuale di Pendragon, ma giovedì prossimo noi giochiamo, ore 21. Ok. Poi la settimana dopo, poi uscirà il video sullo storico, sul romanzo storico, venerdì 22. Settimana dopo, il lunedì, allora io parto per Lucca, in teoria se tutto va bene, il mercoledì. Io a questo punto farei una live solo il lunedì, perché mi sa che il martedì sera avrò bisogno di andare a letto presto. E dipende poi a che ora si parte, tutto però tendenzialmente. A questo punto, lunedì sera, il lunedì 25, io vorrei portarvi qualcosa di Halloween. Però mi serve un racconto che sia abbastanza corto da essere letto in 2 ore. Se avete proposte, io le ascolto volentieri. Domanda sulla parte gaming, so che non è il tuo genere, ma provare Bloodborne? Albi. 1. È il mio genere. 2. Non posso provarlo perché non esiste per PC. Sai quante volte ho detto io vorrei Bloodborne per giocarlo in live? Ma magari avessi Bloodborne, ma magari. Sarei già pronta qua a giocarlo. Cioè, io assolutamente Bloodborne, sì, tutta la vita. Purtroppo un'esclusiva Sony, la bella fregatura. Stiamo giocando ad Assassin's Creed Origins, che mi sta piacendo un botto.
Io mi sto divertendo un sacco e mi sono presa anche gli altri, tutti gli altri perché erano scontatissimi. Quindi se andate a vedere su Steam trovate tutto scontato di Assassin's Creed, quindi mi raccomando. Purtroppo non si può portare proprio per quello, perché è un'esclusiva Sony, quindi bella fregatura. Però da dicembre, io ve lo dico, dal 1° di dicembre si porta The Witcher, perché il 17 dicembre esce la seconda stagione su Netflix e quindi si fa un po' ripassino. E mentre si gioca a The Witcher si chiacchiera sulla serie TV e sui libri soprattutto, visto che li ho letti. Buonanotte a Netton, grazie mille, sicura che domani leggere vada bene per la voce? Assolutamente no, perché domani ho doppiaggio e anche dopodomani, però mi spiace aver letto veramente poco per quanto riguarda ieri Fire and Blood, quindi andrò pianino pianino. Mi tengo il microfono vicino e vediamo. Ora, quindi, che giorni sarai a Lucca Comics? Tutti perché in teoria dovrei lavorare. Perciò vedremo, però insomma. Ciao Julie, buonanotte Wellmanner. Dagon di Lovecraft, ricordo che sia molto corto. Sì, il problema, Mr. Billiam, è che l'ho letto ad Halloween l'anno scorso, quindi non si può fare, bisogna trovare qualcosa di diverso. Volendo possiamo leggere Lovecraft, perché comunque ho tutti i racconti, tutti i libri, quindi. Vedete voi. Eh sì, Julie. buonanotte, Albi. Buonanotte. Le streghe bambine di Salem di Frances Hill parla dei processi in base agli atti e la documentazione reale è rimasta. Perfetto, allora poi scrivimelo così almeno me lo ricordo, perché qui poi svanisce tutto, almeno se mi scrivete in privato mi ricordo le cose. Allora, no, vai tranquillo, RJ, vai tranquillo, ci mancherebbe. Riguardo la Games Week, Cartoomix, pensi di esserci quest'anno? Sì, ci sarò venerdì e sabato. Venerdì 12 e sabato 13 sarò alla Games Week Cartoomix. Domenica no, perché i biglietti costano troppo e quindi fare 3 giorni mi sembra un pochino esagerato. Quindi sarò comunque a Cartoomix Games Week a partire dall'una, to. La mattina mangio, ecco, cercherò di fare un bel pranzo in modo tale poi da esserci lì tutto il pomeriggio. Top, raga. Allora, draghetti miei, io vi ricordo che ci rivediamo domani sera ore 21. Vado in chiusura. Quindi vi saluto, vi ringrazio, non farò come me Tessimo e dirò Forza Lazio, ma a questo punto vediamo un po', io vi manderei a fare un bel raidino da niente da dire, dai, che c'è Damiano che sta masterando. Niente da dire. Purtroppo Giulia niente Salone del Libro Torino perché l'ho saputo troppo tardi, mi ero già organizzata diversamente, ahimè, e quindi non posso contravvenire alle promesse fatte purtroppo per questo weekend. Mi sarebbe piaciuto veramente tanto, ahimè, questa volta salta. Quindi, hashtag saluti a Frederike. Esatto, scritto proprio Frederike. Buonanotte e fate i bravi. Dracarys, come sempre. Ciao!